Allora, iniziamo questo primo incontro pubblico sul progetto di fattibilità tecnica e economica della seconda linea tranviaria di Bologna, che diciamo, ha visto il suo primo la sua prima parte, diciamo, di sviluppo dell'iter progettuale nei mesi scorsi per arrivare a una prima bozza, diciamo, di piani di progetto di fattibilità tecnica ed economica, appunto, che è stata utile per l'invio, diciamo, al Ministero per richiedere i finanziamenti per una sua realizzazione. A seguito di questo primo passaggio, appunto, si apre il confronto con la città e le zone interessate dal percorso di questo primo tratto della linea verde che appunto collegherà il ramo nord della città, diciamo da Piazza dell'Unità, agganciandosi alla linea rossa in prossimità appunto dell'asse di indipendenza Matteotti, Piazza dell'Unità, per arrivare poi fino a Corticella. Questo incontro pubblico, insomma, è il primo di un ciclo appunto di tre incontri che faremo attraversando le tre zone, diciamo, che questo tratto di linea attraversa, quindi la parte della Bolognina che appunto riguarda il primo incontro di oggi. Arriveremo, insomma, partiremo dal capolinea, appunto, posto in Via dei Mille, il capolinea temporaneo di questa prima parte di programmazione della linea verde che è posto in Via dei Mille, per arrivare Via di Corticella in prossimità del sottopasso ferroviario. Questo incontro si colloca all'interno di quello che è il percorso di informazione e di ascolto che appunto la Fondazione Innovazione Urbana ha sviluppato sin dall'inizio dello sviluppo del progetto della rete tranviaria, quindi sulla linea rossa, e che si è caratterizzato appunto attraverso tutta una serie di strumenti e attività che abbiamo messo in campo appunto per informare i cittadini ed ascoltarli nelle differenti fasi, quindi attraverso punti informativi nei differenti quartieri, incontri pubblici, presenza alle varie commissioni dei vari quartieri interessati dai passaggi delle linee e del Consiglio Comunale, ovviamente, cicli di conferenze, la costruzione di un sito web dedicato alla rete tranviaria, appunto, tramperbologna.it, che è un po' il connettore, diciamo, di tutte le informazioni che riguardano lo sviluppo della progettualità dell'intera rete. Sulla seconda linea, ovviamente, procederemo con le modalità con cui abbiamo lavorato progetto della linea rossa e stiamo continuando a lavorare, quindi attivando appunto dei punti informativi e di ascolto digitali, iniziando e avviando un percorso di incontri pubblici dentro i quali si colloca quello di oggi, e mantenendo sempre aperta la possibilità attraverso poi le mail tram Bologna, @Fondazione Innovazione Urbana, per i cittadini di chiedere in qualsiasi momento incontri dedicati, come dire, specifici, anche singoli, con i singoli cittadini, ai quali su richiesta partecipano e possono partecipare anche, danno la loro disponibilità a partecipare i tecnici del Comune. Come si svolgerà l'incontro di oggi e Come si quale sente finale? male? Sente male? Ti pregherei di chiudere tutti i microfoni. L'incontro di oggi, appunto, quali finalità? Come vi dicevo, è il primo di un ciclo di tre incontri di zona. L'obiettivo dell'incontro di oggi è, appunto, da un lato informare i cittadini relativamente allo stato di avanzamento e agli sviluppi del progetto di fattibilità tecnica e economica della seconda linea tranviaria, ma dentro una dimensione di ascolto. Quindi l'incontro di oggi è finalizzato poi, a seguito della presentazione, a aprire un dibattito con voi, con l'obiettivo di fare emergere potenzialità, criticità e anche proposte migliorative, con l'obiettivo di contribuire all'inserimento del progetto nel contesto urbano. Questo in vista,
dei prossimi passaggi che vedranno l'approvazione del progetto di fattibilità nei prossimi mesi dopo aver appunto condiviso con la città e dialogato con la città. Io mi sono presentato, sono Roberto Corbia, per la Fondazione per l'Innovazione Urbana coordino il percorso di informazione e di ascolto sulla linea tranviaria. Sono con me qui Elisabetta, Noemi, Alessandro, i miei colleghi che appunto mi supporteranno nella moderazione dell'incontro. Apriremo adesso l'incontro con una prima parte dedicata all'illustrazione di questa prima bozza di progetto di fattibilità tecnico-economica del tratto nord, appunto della linea verde che vi descrivevo prima, e sono presenti l'assessore Claudio Mazzanti, assessore alle politiche per la mobilità del Comune di Bologna, Daniele Ara, presidente del quartiere, e l'ingegnere Giancarlo Sgubbi, che è responsabile unico del procedimento del progetto. La prima fase, diciamo, si concluderà orientativamente attorno alle 19:15, la prima fase di illustrazione, e da lì apriremo appunto il dibattito finalizzato appunto a raccogliere richieste di chiarimento, considerazioni appunto l'illustrazione del progetto e anche proposte migliorative sul progetto stesso. Si può intervenire attraverso due modalità: da un lato scrivendo sulla chat, e vi prego di utilizzare, siamo 75 connessi, di utilizzare la chat solo ed esclusivamente a questo fine, oppure facendo richiesta di intervenire a voce, con interventi che, appunto, per cercare di dare la possibilità di intervenire a quante più persone possibile, vi chiediamo di racchiudere in 3 minuti al massimo. Le risposte, saremo supportati da un sistema che ci aiuterà, diciamo, via via a raccogliere le domande in tempo reale, a collocarle, diciamo, nelle varie ambiti e zone di interesse che riguarderanno le vostre riflessioni, le vostre considerazioni. Cerchiamo di chiudere l'incontro, diciamo, anche considerato che è pur sempre attivo il coprifuoco, e quindi alle 10 dobbiamo essere tutti a casa, verso le 20:45, massimo alle 21, per appunto chiudere l'incontro. L'incontro è, diciamo, è registrato, questo ai fini di, diciamo, la trasparenza che, diciamo, tutti gli incontri pubblici, le attività pubbliche che abbiamo fatto all'interno del percorso legato al tram sono pubblicati nella sezione, appunto, confronto con i cittadini del sito web untramperbologna.it. Quindi per questo la registrazione di oggi sarà caricata lì come i materiali, ma soprattutto, come dire, il report che poi andremo a costruire, che raccoglierà tutte le istanze che nei 3 incontri andremo a raccogliere, che sarà poi consegnato all'amministrazione comunale, al settore mobilità, appunto per implementare il progetto stesso. Ho chiuso con questa introduzione, sono stato fin troppo lungo, passerei la parola all'assessore Mazzanti per una prima introduzione e poi a seguire al presidente Ara e all'ingegnere Sbucci. Io sarò velocissimo, perché credo che il tempo è bene impiegarlo subito per illustrare le linee di indirizzo di questa realizzazione della linea verde. Quindi, e poi avremo occasione nell'ambito del dibattito, abbiamo 3 serate continuative, oltre alla serata di illustrazione che ha fatto il quartiere per la presentazione della prima bozza di progetto, no? Progetto di massima, che ci ha permesso di chiedere poi e fare le procedure per chiedere al Ministero la possibilità di finanziare questa nostra proposta. Quindi già sta fatta una prima riunione, ne facciamo altre 3, poi molto probabilmente se ne farà anche ancora un'altra per coinvolgere il Comune di Castelmaggiore, che ha chiesto di essere coinvolto, voi sapete, perché loro hanno fatto una delibera di Consiglio Comunale dove chiedevano espressamente Bologna capofila, ma di essere coinvolti per avere la linea del tram che collega Castelmaggiore con Bologna, quindi entrare nel circuito, e questo credo sia la parte più importante. Dopodiché, nella discussione alla fine di queste
una prima riunione c'è già stata, queste tre, e poi molto probabilmente ce ne sarà anche un'altra appena Castelmaggiore sarà pronta, credo che abbiamo tutto il tempo per poi entrare nel merito e dibattere. Adesso non togliamo tempo all'illustrazione, che credo che sia la cosa più importante. Grazie Assessore. Prego Daniele. Sì, buonasera a tutti e a tutte, grazie per essere intervenuti. E dopo la commissione che abbiamo fatto, mi sembra dicembre, insomma, verso la fine dell'anno, riprendiamo un percorso partecipato per partire fin dall'inizio nella discussione su questa linea per la quale siamo ancora a livello di progettazione di massima. E la scelta politica dell'amministrazione, che il quartiere condivide, è quella di lavorare come prevedono tutti i nostri strumenti di regolamentazione, di programmazione anche sia urbanistici che di mobilità, per lavorare per un sistema di rete tranviaria. E è evidente che è molto importante su una linea importante come la linea che va a Corticella, che è una delle linee forti del trasporto pubblico bolognese, prevedere fin da subito, iniziare a progettare fin da subito la seconda linea, e si è aperta l'opportunità perché questa progettazione potesse entrare nel vivo. Quindi saranno tre incontri importanti, sicuramente anche in raccordo con il Comune di Castelmaggiore, che vogliamo coinvolgere, per far sì che appunto un sistema moderno in futuro colleghi la zona nord della città, zona tra l'altro in sviluppo importante, rigenerazione urbana, che ha bisogno quindi di pensare anche a un'infrastruttura moderna a fianco alla rigenerazione che stiamo vivendo, molto importante, con tra l'altro l'arrivo anche di nuovi insediamenti produttivi che porteranno molti lavoratori, come ad esempio il Tecnopolo, che quindi porterà popolazione giovane che verranno in un quartiere e che potrà offrire residenze, servizi e opportunità di socializzazione, e deve poter avere anche un sistema di mobilità efficiente e moderno. E ovviamente affronteremo le questioni in questo percorso e anche oltre, anche dopo affronteremo le questioni che più possono preoccupare nell'immediato i cittadini, quindi tutto il tema della sosta, il tema di recupero di alberature che possono essere sostituite. E il nodo Piazza dell'Unità è un nodo fondamentale, come vedremo oggi, perché ovviamente questo incrocio tra le due linee ci permette anche di ripensare una vera riqualificazione di Piazza dell'Unità. E il tema parcheggi lo vedrete già ben evidenziato, perché in Piazza dell'Unità è possibile fare un parcheggio sotterraneo e c'è una progettualità di massima. Così come in tutta la linea pensiamo che sia alle Aldini che al centro sportivo Biavatti possa esserci un parcheggio importante, tra l'altro molto atteso dai cittadini. Quindi facciamo questo percorso, iniziamo, ovviamente sia il quartiere che la Fondazione Innovazione Urbana rimangono disponibili per raccogliere richieste, domande, preoccupazioni anche dei prossimi giorni. E quindi insomma il ruolo nostro in questa fase è quello di continuare a coinvolgere i cittadini e a mettere in evidenza alcune problematiche, e con l'obiettivo di avere un trasporto pubblico efficace in una sede stradale che rispetti anche la mobilità ciclabile e rispetti anche la mobilità privata, che ovviamente ha comunque una propria dimensione. Finisco dicendo che vi metterò in chat due link, uno che è il parere dato al quartiere Navile sulla linea 1, è importante perché lì emerge anche come intendiamo affrontare il tema in uno stato più avanzato anche del rapporto con il commercio, con i cittadini, qualora si verificano dei disagi. E poi vi allego anche un'iniziativa culturale che faremo di storia del trasporto pubblico a Bologna, e siete tutti invitati anche a questa iniziativa che vi metterò in chat. Grazie a tutti, buon lavoro. Grazie Presidente Ara. Passerei la parola all'ingegner Sgubbi. Sì, buonasera a tutti. Allora, niente di raccontarvi un po' il lavoro che stiamo sviluppando. Colleghi di stazione suburbana di passare allora intanto diciamo come possiamo chiedere bene
leader che stiamo facendo e il livello di progettazione a cui siamo oggi. Perché è fondamentalmente diverso ovviamente da quella della linea che cui abbiamo discusso. Ingegner Sgubbi, mi scusi, la fermo perché si sente molto male. Si sente l'audio a scatti. Bisogna parlare che tutti spengono i microfoni e che sentite? Sentiamo molto male. E adesso? Se... Provi, proviamo. Posso provare a eventualmente? Sì, provate a chiudere il monitor. Lascio il video. Sono usciti e si ricollegheranno adesso, sperando che si riesca a risolvere il problema. Purtroppo l'impossibilità di incontrarsi ancora in questa fase ci obbliga a stare dentro percorsi di questo tipo. Sì, ora mi sentite? Sì, ora forse meglio. Bene, prego. Quindi dicevo, sì, scusate, ma la tecnologia per quanto è avanzata lascia questi imprevisti, ahimè, quindi speriamo di poterli risolvere in una fase veloce. Allora, dicevo, è importante prima di entrare nel merito delle proposte, della proposta tecnica, rappresentare il quadro della situazione. Allora, per questo progetto siamo in una fase ovviamente molto, più indietro di quella della linea rossa, di cui abbiamo parlato anche proprio nel mese di dicembre, anche proprio qui in quartiere, in quanto fondamentalmente noi abbiamo sviluppato in questo momento solo la prima delle tre fasi di progettazione previste per la realizzazione di opere pubbliche. Siamo infatti nel primo livello, che è quello del progetto, utilizzando il termine ufficiale, di fattibilità tecnica ed economica. Progetto che è stato redatto ma non ancora approvato, nel senso che è stata consegnata dal gruppo di progettazione incaricato una prima versione del progetto, che è servita per inserirla all'interno della documentazione che il Comune, entro la scadenza del 15 gennaio scorso, ha presentato al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per chiedere il finanziamento dell'opera. Come già abbiamo fatto per la prima linea, entriamo ora in una fase di discussione di questo primo livello di progettazione, e che appunto vediamo rappresentati in questo schema temporale abbastanza appunto semplice che abbiamo predisposto, e entriamo in questa fase di ascolto, di informazione, di coinvolgimento appunto dei residenti e delle persone interessate per affinare questo livello di progettazione con l'obiettivo di arrivare verso la metà dell'anno, verso giugno, ad approvare questo primo livello di progettazione. Ecco, tengo a precisare che le date che vedrete dopo sono previsioni e stime basate sulla ipotesi che entro il mese di giugno il Ministero completi l'istruttoria di definizione dei progetti a cui saranno assegnati i finanziamenti. È evidente che questa cosa, per varie ragioni, alcune comprensibili, non è detto che sia confermata, e quindi i tempi che vedrete da lì in poi sono fondamentalmente stime che vanno lette in come più che altro come durata delle fasi, e mentre le date assolute sono indicative. Quindi nell'ipotesi di arrivare all'approvazione del progetto di fattibilità verso il mese di giugno, contiamo, questo anche in analogia al lavoro che abbiamo fatto sulla prima linea tranviaria, di sviluppare poi il progetto definitivo e successivamente il progetto esecutivo, e poi svolgere la gara per l'affidamento
dei lavori nei successivi due anni. Quindi diciamo, l'ipotesi è che da giugno 2021 si possa arrivare a un affidamento di lavoro a due anni successivamente dall'approvazione del progetto di fattibilità. Allora, e quindi in questo caso è stato ipotizzato giugno 2023 come ipotetica data di avvio della fase esecutiva. Sempre in quella ipotesi è stata stimata per la realizzazione dei lavori di questa tratta di linea e per la messa in esercizio della linea stessa un periodo di 3 anni, e conseguentemente si arriva a giugno 2026. Ecco, come ripeto, già facemmo a suo tempo anche per l'altra linea, si tratta ovviamente in questa fase assolutamente molto preliminare di date ancora molto, diciamo così, teoriche, ipotetiche, che quindi dovranno essere poi confermate dai passaggi successivi. Prima appunto di entrare nel merito, sento delle voci, non so se qualcuno vuole intervenire, altrimenti forse ci sono dei microfoni aperti. No, prego tutti di chiudere il microfono. Ecco, prego, ingegnere. Un'ulteriore precisazione è che le cose che illustreremo stasera sono in realtà, lo dico perché chiaramente è sempre fatica e riuscire a essere chiari e sintetici, sono comunque disponibili sul sito del comune nella sezione mobilità diciamo, nella pagina che vedete qui indicata sinteticamente. È possibile all'interno della pagina del sito web del comune poter andare a scaricare, visionare ed eventualmente scaricare gli elaborati di progetto di cui stasera cercheremo di sinteticamente di dare una rappresentazione per la parte che partiamo. Andiamo avanti. Ecco, entrando nella pagina del comune, dopo si troveranno queste cartelle all'interno delle quali sono contenuti tutti gli elaborati di progetto, quindi diciamo il progetto è tranquillamente scaricabile nel livello in cui siamo attualmente all'interno del sito del comune. Come diciamo appunto, è bene comunque ricordare qual è il contesto all'interno del quale l'amministrazione ha maturato la decisione di sviluppare questo nuovo sistema di trasporto pubblico per la città di Bologna. Il riferimento che appunto ricordiamo sempre quando parliamo della nuova rete tranviaria è il piano urbano della mobilità sostenibile. Questo piano è stato redatto, diciamo, tra il 2017 e il 2019, congiuntamente dal Comune della città metropolitana, è stato approvato a fine 2019 e questo piano delinea gli assetti strategici per il territorio urbano e metropolitano, ovviamente relativamente al tema della mobilità, poi non è l'unico ambito all'interno del quale si esplica l'attività dell'amministrazione, ma chiaramente per la mobilità sono contenute all'interno di questo piano tutti, diciamo, gli obiettivi e le azioni e le strategie che devono essere messe in atto per raggiungere appunto gli obiettivi che il piano ha previsto. Obiettivi che riguardano l'aumento dell'accessibilità, della possibilità quindi di muoversi in maniera agevole all'interno del territorio urbano metropolitano, la tutela anche degli aspetti ambientali, quindi la tutela del clima e della salubrità dell'aria e la riduzione dell'incidentalità stradale, l'aumento della sicurezza e in generale il miglioramento della vivibilità e della qualità urbana appunto attraverso una diversa organizzazione della mobilità all'interno del territorio di Bologna. In particolare questo piano prevede di far sì che ci sia uno sviluppo molto forte di componenti, diciamo, di mobilità sostenibile che possano andare a diciamo così, alleggerire la quota di traffico veicolare che oggi è presente in città a favore sia di diciamo dei modi di spostamento più diciamo sostenibili, come possono essere gli spostamenti a piedi, in bicicletta e quindi diciamo sugli spostamenti brevi e poi, e questo è il motivo per cui si interviene sul sistema di trasporto pubblico, per aumentare la diciamo così, la quota di spostamenti che può essere fatta attraverso l'utilizzo del mezzo pubblico. Da qui l'orientamento a diciamo così, a ripensare il sistema del trasporto pubblico bolognese andando a potenziare diciamo, il sistema attraverso una sinergia tra il sistema ferroviario metropolitano
e appunto un nuovo sistema, chiederei di passare magari alla mappa che rappresenta la rete, a un sistema diciamo integrato con una rete composta da quattro linee di linee di tram che vedete qui rappresentate. Le quattro linee di tram sono state dal piano identificate con quattro colori, da qui il ricorso al termine la linea verde, linea blu e linea gialla. Quella di cui ci occuperemo questa sera è una prima parte della seconda linea che appunto il Comune sta progettando, che è appunto la linea verde, che è quella che appunto collegherà il centro di Bologna con la direttrice nord che va in direzione di Corticella e con il limitrofo comune di Castelmaggiore. Il motivo è che appunto si vuole realizzare un sistema che abbia maggiore capacità rispetto a quello attuale e offra una maggiore competitività e un'alternativa che quindi sia realmente diciamo appetibile per le persone per poter dare appunto un'alternativa all'uso del mezzo privato, il tutto all'interno di un sistema tarifario integrato a livello metropolitano. Ma perché la scelta è ricaduta proprio sul tram e non su altri sistemi di trasporto? Allora, per fare questo, come abbiamo già fatto altre volte, ricorriamo a una analisi del quadro attuale. E il quadro attuale vede un trasporto pubblico a Bologna già ben sviluppato, ovviamente, con delle direttrici che, diciamo così, svolgono già una funzione di, soprattutto sulle radiali che collegano le zone periferiche con la parte centrale di Bologna, che svolgono già un lavoro molto, diciamo così, importante di trasporto di persone, che già oggi arriva per alcune linee ai limiti di capacità che normalmente caratterizzano linee di trasporto pubblico su gomma. Vedete in particolare che la prima proprio in alto nel segmento di colore rosso scuro è la linea 27, che diciamo complessivamente, oggi la linea 27 collega, come sapete, la zona di Corticella col centro di Bologna, poi prosegue in direzione Savena verso sud-est. Su questa linea i dati appunto presenti all'interno del PUMS hanno stimato un numero di passeggeri che sfiora i 40.000 passeggeri al giorno. Si tratta appunto di numeri che non consentono con lo stesso sistema di trasporto di poter immaginare una crescita ulteriore. Il motivo lo vedete diciamo così graficizzato nella mappa in alto, in quanto in quella mappa sono rappresentate le fermate del trasporto pubblico attuale e si vede il colore rappresenta la frequenza di passaggi da quelle fermate di mezzi pubblici. Quando il colore è rosso significa che sono fermate in cui diciamo gli autobus che si fermano a quella fermata sono in una frequenza che è inferiore ai 2 minuti mediamente, quindi significa che già oggi sono linee percorse da una diciamo così sequela abbastanza continua di mezzi che si susseguono uno all'altro, e quindi è chiaro che per portare ancora più persone sarebbe necessario aggiungere altri mezzi, che vorrebbe dire sovraccaricare ancora la rete di altri mezzi pubblici, e quindi questo creerebbe un circolo nefasto dove il mezzo pubblico non riesce a svolgere in maniera virtuosa il suo servizio, perché ci sarebbe accumulerebbe ritardi, perché le persone sarebbero ammassate e quindi non riesce a fornire un servizio di livello adeguato. Il tram è un sistema che, avendo una maggiore capacità di carico del mezzo, in quanto fondamentalmente riesce a caricare un numero di persone a parità di densità di carico superiore ai 200 a fronte di una capienza di 140-150 di uno snodato su gomma, ha questa capacità quindi di poter garantire un numero maggiore di persone di utilizzare il mezzo in condizioni più agiate di svolgimento del viaggio e oltretutto con una qualità, una regolarità del servizio molto maggiore. Ogni mezzo chiaramente ha un suo ambito ottimale di utilizzo, perché è chiaro che l'autobus va benissimo su certe linee con una domanda minore e comunque con dei carichi più leggeri. Man mano che cresce il numero di persone da trasportare, occorre andare verso sistemi di trasporto con una maggiore capacità. La tranvia è il sistema che riesce a coprire quella fascia di domanda
di trasporto che va tra le 2-3 mila persone fino a 10 mila persone per ora per direzione. Numeri che un autobus o un filobus non riesce a garantire. Ovviamente diciamo, ci sono realtà in cui il livello di domanda è ancora maggiore e quindi si va verso sistemi ancora a maggiore capacità come sono quelli di tipo metropolitano, che però si giustificano solo quando questi livelli di domanda superano certe soglie di sostenibilità. Questo anche tenendo conto dei costi di realizzazione dei sistemi di trasporto e dei costi di esercizio. Chiaro che sistemi più pesanti di tipo a livello di trasporto hanno costi realizzativi molto maggiori e soprattutto hanno anche costi di gestione durante l'esercizio maggiori che quindi che se non sono giustificati in termini di passeggeri da trasportare non riescono a garantire una sostenibilità del sistema. Dicevo che oltre a una questione proprio di sostenibilità, un'analisi costi-benefici come si suol dire, il tram per una città di per la città di Bologna, diciamo, il tram proprio per la ragione che ho appena detto rappresenta quindi lo strumento di trasporto che riesce a garantire, diciamo così, il migliore equilibrio fra queste esigenze, questa analisi costi-benefici, fra i costi da sostenere e i benefici appunto che derivano dall'adozione di un sistema di maggiore capacità. Ma oltretutto il tram è anche un sistema che rispetto al mezzo, diciamo così, su gomma, riesce a garantire una qualità del servizio molto migliore per le caratteristiche del mezzo stesso e anche della sede, in quanto è un sistema che si muove, è guidato da un conducente, quindi può muoversi chiaramente anche nel traffico, ma normalmente le moderne tranvie vedono la presenza di una sede tranviaria che, ove possibile, viene tenuta riservata e quindi separata dal resto del traffico, e questo fa sì che il mezzo possa avere una regolarità di esercizio anche nelle ore di punta, anche nei momenti in cui ci sono, c'è una congestione del traffico maggiore, tale per cui viene garantito il rispetto dei tempi, una velocità commerciale maggiore, e questo chiaramente invoglia le persone a utilizzarlo. Il sistema è anche dotato di una priorità semaforica che quindi aiuta il mezzo a potersi muovere con più regolarità nel traffico. Oltre a questo, il tram è anche un mezzo comodo che garantisce un viaggio confortevole, perché è un mezzo, i moderni tram sono mezzi, diciamo, a pianale ribassato che consentono un accesso molto facile ai mezzi, sono comodi all'interno del tram ci si può, si può stare comodi, quindi è piacevole anche da utilizzare, e conseguentemente, diciamo, tutto questo invoglia le persone a utilizzare questo mezzo rispetto ad altri che invece hanno, garantiscono una minore, comfort proprio del viaggio. Infine, i progetti di cui parliamo, hanno un altro valore intrinseco, che è quello di, poiché si muovono prevalentemente all'interno dello spazio stradale ordinario, consentono anche di operare all'interno dei corridoi in cui viene posizionato il tracciato della linea degli interventi di riqualificazione molto importanti, e quindi il progetto della tranvia diventa in molti casi l'occasione per una riqualificazione degli spazi, in particolare per andare a rendere gli spazi stessi più accessibili, più vivibili, proprio nell'ottica della vivibilità di cui si parlava all'inizio nel PUMS, e creando spazi più agevoli per i pedoni, per chi si muove in bicicletta, e andando a creare quindi delle situazioni che valorizzino il territorio e l'area che viene attraversata. Bene, fatta questa introduzione, io andrei direttamente alla illustrazione del progetto. Allora, qui, adesso abbiamo, giusto per dare un'idea, che cosa si intende per tram. Il tram oggi è un mezzo che, il tram è un mezzo che, non è un sistema che è inventato oggi, come tutti sappiamo, ma i tram moderni sono chiaramente sistemi che hanno avuto un'evoluzione molto rapida negli ultimi decenni. Una cosa, per esempio, che adesso qui abbiamo alcune immagini per far vedere poi come materialmente questi mezzi si inseriscono all'interno dello spazio urbano, una cosa che abbiamo già detto per la prima linea, ma che vale anche per la linea che stiamo progettando, è che i tram di Bologna avranno anche la caratteristica, e sarà una novità per l'Italia,
di essere mezzi che potranno muoversi in alcuni tratti del percorso anche senza linee aeree di contatto, conseguentemente perché saranno dotati di un sistema di accumulo di energia a bordo, di batteria a bordo, che consentirà quindi di superare alcuni tratti delle linee all'interno dello spazio urbano senza necessità di avere la linea di contatto. Quindi chiaramente questo vale soprattutto per situazioni particolari o per esempio nel passaggio dal centro storico, consente quindi rispetto ai filobus attuali o altri mezzi, diciamo, di avere anche una riqualificazione dello spazio che diciamo, abbia questo vantaggio. Qui vedete un altro caso, ma insomma ce ne potrebbero portare molti. Qui c'è un errore, è rimasta una slide che non ci doveva essere, scusate. Va bene, non ce ne siamo accorti, che correggeremo per il prossimo incontro. No, vediamo come la linea di cui parliamo stasera si inserisce all'interno del progetto, da qui anche la svista, insomma, del progetto che già abbiamo illustrato della linea rossa. La linea rossa, come sapete, è quella che abbiamo sviluppato già appunto a livello di progetto definitivo e che collega la parte est-ovest. La linea verde è questa, diciamo, asta che invece perpendicolarmente alla rossa si sviluppa dal centro e va verso nord in direzione di Corticella. È importante evidenziare il fatto che in realtà il primo tratto che esamineremo è in sovrapposizione, quindi diciamo una metà del percorso che esamineremo stasera sarà un utilizzo condiviso della stessa sede da parte di due linee. Il progetto che è stato diciamo, studiato prevede in realtà il capolinea sud posto all'altezza di Via dei Mille, quindi diciamo, appena staccandosi da Via Indipendenza su Via dei Mille, e prosegue in direzione nord. È lungo circa 7,4 km, i primi 2 km circa sono 1,5 km è in sovrapposizione con la linea rossa. Lungo la linea sono state previste 18 fermate, la distanza media fra una fermata e l'altra è di circa 400 metri e appunto questa è la linea che vedete. In sede preliminare sono state anche prese in esame diverse soluzioni di tracciato che poi sono state diciamo così valutate e rispetto ai vantaggi e alle implicazioni che questo portava. Chiaramente la prima considerazione è che la linea viene realizzata per portare delle persone, quindi diciamo il tracciato deve servire a caricare le persone che abitano nelle zone circostanti alla linea, quindi chiaramente il tracciato deve in qualche modo essere diciamo, molto baricentrico rispetto alle zone insediate che attraversa, ma al tempo stesso deve avere alcune caratteristiche di tracciato che consentano l'inserimento corretto della tranvia. Per cui, diciamo, partendo dal presupposto che la linea tranviaria che trattiamo stasera dovrà sostituire la linea 27 fondamentalmente e sostituirà in realtà anche una parte delle linee extraurbane che oggi gravitano lungo la stessa direttrice, questo è importante dirlo perché il tram non si aggiunge a tutti gli altri mezzi pubblici ma ne sostituisce una parte, mentre gli altri che rimangono vengono adattati, integrati in termini di tracciato proprio per fungere da servizi che fanno da adduzione alla linea portante che è quella appunto di tipo tranviario. Quindi dovendo sostituire la linea 27 il primo obiettivo era andare a servire in particolare due capolinee a nord che sono quelli diciamo posizionati nella zona di via Byron e l'altro nella zona della stazione di Corticella e si è cercato di farlo con un tracciato che potesse intercettasse entrambi i capolinea. La scelta quindi è stata fatta, diciamo, è stata poi sviluppata dai progettisti in questa prima fase ed è quella che vedete indicata nel colore verde, sarà quella che vi descriveremo. Noi questa sera in realtà descriveremo solo la parte di tracciato che dal centro arriva più o meno nella zona diciamo poco prima della tangenziale, quindi tra la linea di cintura e la tangenziale. Negli altri due incontri descriveremo il passaggio più verso nord e poi verso il capolinea. Indicativamente comunque la linea si sviluppa dal centro fino a Piazza dell'Unità, prosegue lungo l'asse di via Corticella e quindi per via Bentini e nell'ultima parte si innesta su via Sant'Anna, via Byron, via Shakespeare, per poi arrivare a tornare su via Bentini, servire la stazione di Corticella e concludersi all'interno del territorio
di Castelmaggiore, dove sarà realizzato il capolinea della linea e un parcheggio di interscambio che servirà per il traffico privato, ma è anche una zona dove sarà attestato diciamo, l'arrivo degli autobus extraurbani lungo appunto la direttrice che proviene da nord e che interscambieranno col tram e da lì quindi sarà solo il tram a proseguire verso il centro di Bologna, quindi andando alleggerire le strade anche dal passaggio di questi mezzi pubblici che oggi impegnano tutta la direttrice. Bene, qui vedete alcuni dati che riassumono un po' le caratteristiche, chiaramente siamo appunto ancora a un livello molto preliminare di progetto, però vedete le caratteristiche che abbiamo in parte vi ho già descritto, il tempo di viaggio da Capolinea di Castelmaggiore fino a quello di Via dei Mille è di 25 minuti con una velocità commerciale che vuol dire comprensiva delle soste, alle fermate, i capolinea di 17 km e mezzo circa, la frequenza di servizio nell'ora di punta è di circa 5 minuti per direzione e questo porta a una offerta di posti per senso di marcia in termini di passeggeri ora di circa 3.000. Per fare questo servizio è necessaria una flotta composta da 12 mezzi e con due mezzi di ricambio, quindi diciamo questi sono i numeri tra l'altro che fanno parte del progetto presentato al Ministero per il finanziamento. La stima fatta su questa porzione di linea, che quindi chiaramente non è una linea intera, ma è metà di una linea di quelle previste dal TUNS, è che possa in questa prima versione ridotta portare circa 32.000 passeggeri al giorno. Veniamo adesso rapidamente alla descrizione. Sulla prima parte, noi utilizzeremo stasera per agevolare anche la lettura e per essere più sintetici delle elaborazioni fatte ad hoc per la presentazione. Nelle cartelle che vi abbiamo indicato prima troverete invece gli elaborati ufficiali del progetto di fattibilità di cui vedete qui alcuni esempi. Ma chiaramente, diciamo, siccome sono comunque elaborati molto articolati, non riuscivamo a mostrarveli tutti in una serata, quindi utilizzeremo delle slide che sinteticamente riprendono i contenuti principali del progetto. Bene, dicevo, partiamo dalla zona del centro. Su questa prima parte, in realtà, ridiremo alcune cose che già abbiamo illustrato per descrivere il progetto definitivo della linea rossa, perché appunto, come è stato detto prima, il percorso, una volta immessi su Via Indipendenza, sarà analogo a quello che abbiamo già sviluppato nel progetto definitivo della prima linea. La parte, diciamo, nuova che si aggiunge è appunto il capolinea che è posizionato in Via dei Mille, quindi nel tratto che va da Piazza dei Martiri a Via Indipendenza. La tranvia è stata ipotizzata, posizionata sul lato dove oggi è presente la corsia preferenziale, quindi addossata al lato sud di Via dei Mille, e vedete la fermata posizionata, indicata qui in colore arancione, giallo, a sinistra, dove è indicato terminal Via dei Mille, e vedete la sede tranviaria che si muove nella parte sotto della strada. Via dei Mille rimarrà chiaramente invece accessibile diciamo agli altri mezzi, sia in direzione da Via Arnerio verso Piazza dei Martiri per il traffico privato e nella direzione opposta per i mezzi pubblici sulla parte nord della strada. Dopodiché la linea si innesta sul tracciato della linea rossa e si mette su Indipendenza, come abbiamo già appunto illustrato nell'illustrazione del progetto definitivo. La linea rimane attestata sul lato ovest della carreggiata di Via Indipendenza e sulla strada è presente invece una corsia di marcia in direzione a senso unico da via di Arnerio verso i viali per il resto del traffico veicolare. Sarà anche presente sul lato del portico ovest una corsia ciclabile che invece consentirà di collegare la zona di Piazza 20 Settembre con via Arnerio. La linea poi fa fermata, diciamo, all'altezza dell'autostazione e attraversa i viale Masini, viale Petramellara per portarsi in via Matteotti sul ponte. Il ponte viene attraversato rimanendo sul lato sinistro, cioè lato della stazione. Ci sarà una nuova fermata che anche questa, assieme alla precedente, che diciamo, è più a servizio della parte storica della stazione e dell'autostazione stessa. La seconda fermata, diciamo, che serve la stazione di Bologna è quella posizionata, vedete qui chiamata Matteotti alta velocità,
proprio all'incrocio fra via Matteotti e via Carracci, e quindi è più a servizio della stazione alta velocità. All'altezza dell'incrocio semaforizzato con via Carracci, la tranvia si prosegue verso nord, posizionandosi al centro della carreggiata e quindi, diciamo, facendo sì che il traffico veicolare su gomma si muova lateralmente alla sede della tranvia sui due lati, quindi sulla corsia in direzione da centro verso nord e viceversa, e arrivati all'incrocio con via Ferrarese, i due binari che ovviamente compongono per le due direzioni di marcia la tranvia si sdoppiano. Questo l'avevamo già illustrato nel progetto appunto della linea rossa, è uno dei due tratti in cui nella linea rossa abbiamo previsto uno sdoppiamento dei binari, quello che dal centro prosegue verso nord in bocca via Ferrarese, mentre quello che da nord viene verso i viali scende da via Matteotti. Su via Ferrarese sono poi presenti, cioè su via Ferrarese e su via Matteotti, anzi per meglio dire in Piazza dell'Unità, sono presenti le due fermate che costituiscono la coppia di fermate proprio che ha servizio della parte alta di questa zona. Faccio un'illustrazione veloce dando anche per scontate un po' le cose che abbiamo già detto sulla linea rossa. Non è detto che le persone presenti stasera abbiano assistito tutti agli incontri precedenti, invito in ogni caso anche a consultare i documenti che abbiamo già illustrato per il progetto linea rossa, che sono presenti sempre anche sul sito del comune, ma anche sul sito Un Tram per Bologna che la fondazione ha predisposto e che riportano, oltre agli elaborati di progetto, anche le presentazioni fatte proprio in occasione di questi incontri. E come si vede, questo è un dettaglio della fermata che abbiamo detto sarà posizionata in via Matteotti all'altezza del monumento della Shoah e dell'incrocio con via Carracci, è la fermata che servirà quindi la stazione alta velocità. Ecco, mi fermerei su questa immagine per fare una precisazione, perché poi ripeto, appunto, parlando di una linea nuova, magari noi diamo per scontato che tutte le informazioni siano note. E il tram è un mezzo che si muove su una via ovviamente vincolata, vedete riportati le due rotaie dei due binari, insomma, che compongono la sede. Come dicevamo prima, la sede è prevalentemente riservata, ovviamente nei passaggi a livello di intersezioni è possibile comunque attraversare la linea, quindi non c'è nessun ostacolo che impedisca l'attraversamento quando ci sono intersezioni semaforizzate, e quindi in quel caso c'è complementarietà piena fra la linea tranviaria e il resto della sede stradale. Normalmente la sede tranviaria è leggermente rialzata di alcuni centimetri rispetto alle corsie stradali che corrono ai lati della tranvia stessa. Lungo il tracciato si è poi provveduto, come è stato già detto, anche a prevedere tutta una serie di miglioramenti della circolazione, sia per quanto riguarda i ciclisti che la risoluzione di tutto il tema dell'accessibilità dei pedoni, con eliminazione delle barriere architettoniche e quant'altro. Il tram è un mezzo bidirezionale, lo dico adesso così, e quindi ha porte da entrambi i lati, a differenza dell'autobus, per cui le fermate possono essere, a seconda dei casi, o con le banchine laterali esterne o in alcuni casi a banchina unica centrale, perché le porte si aprono a seconda dei casi da un lato o dall'altro. Bene, andiamo oltre. Quindi diciamo così, qui vedete un rendering del passaggio del binario che passa nella parte alta di via Matteotti, quindi vedete qui la linea tranviaria che corre al centro della carreggiata e vedete rappresentata la possibilità per gli altri mezzi di muoversi ai lati della sede tranviaria stessa. Nessun ostacolo comunque è presente per fisico tra una parte e l'altra della carreggiata. Arrivati all'altezza di Piazza dell'Unità, cominciamo a affrontare il tema della nuova linea, che introduce alcune modifiche a quanto abbiamo illustrato nel progetto della linea rossa e che poi vede la linea svilupparsi su assi stradali nuovi. Allora, la linea, come abbiamo descritto prima, percorre dal centro a scendere via Matteotti e a salire via Ferrarese. Siccome la linea poi prosegue e si incanala su via Corticella, è necessario quindi raccordare
i due binari delle due direzioni di marcia del tram a questo nuovo tracciato. Per cui il binario che scende da via Corticella, svolta a sinistra e poi si porta sulla fermata presente in Piazza dell'Unità, quello che invece, diciamo così, arriva da via Ferrarese per proseguire in direzione della linea rossa, svolta verso destra, per andare poi verso via Stalingrado e via Liberazione via Stalingrado, quello che invece dovrà proseguire in direzione di Corticella, svolta a sinistra, percorre quindi, diciamo così, la zona di via Massa e per poi innestarsi su via Corticella. Per fare questa operazione, la complessità della presenza delle due linee e appunto la necessità di contemperare il passaggio della linea tranviaria con il carico veicolare, che questo è un tema che era già emerso anche in sede di discussione per quanto riguarda la linea rossa e quindi anche il carico presente su questo asse stradale, ha portato alla decisione di inserire all'interno del progetto di cui ci occupiamo stasera di una importante modifica dell'assetto stradale proprio di questa zona. In particolare è previsto venga realizzato un sottoattraversamento stradale, quindi un sottopasso che faccia bypassare tutto il nodo di cui stiamo parlando per il flusso di traffico, diciamo, est-ovest dell'asse 89 in direzione ovest, per intenderci, quello che da via Liberazione prosegue verso via Bolognese. Conseguentemente, proveniendo da via Ferrarese o da via Liberazione, è previsto di una rampa di discesa che scende sotto la quota stradale attuale per poi risalire in via Bolognese dopo l'incrocio fra via Corticella e Piazza dell'Unità. Quindi tutto il traffico di attraversamento che oggi impegna questa parte di città verrà smaltito attraverso questo sottopasso stradale, realizzando, per intenderci, un'opera simile, per rimanere qui in zona, a quella che è stata fatta in via Gobetti negli anni scorsi, ecco, tanto per fare un parallelo con qualcosa che conosciamo tutti per averlo vicino a casa. Ecco, quindi viene realizzato proprio un sottoattraversamento. A questo punto in superficie, ovviamente dopo la realizzazione dell'opera, rimane solo il traffico locale, quello che comunque deve poter proseguire per smistarsi sulle altre strade locali, per dare accesso a tutte le attività e alle strade che servono localmente la zona, e ovviamente le due linee tram che si intrecciano proprio in questo nodo. Quindi, l'effetto finale sarà quello di una sorta di larga piazza che unirà Piazza dell'Unità alla parte nord di via Massa, dove superficialmente sarà presente solamente il passaggio del tram, dei mezzi leggeri come biciclette eccetera del traffico appunto locale che dovrà proseguire verso le destinazioni più vicine. Proseguendo su via Corticella, poi vedremo magari un dettaglio di questo nodo. Ah, ecco, importante, lo dico qui, poi dopo vedremo un dettaglio. Il progetto prevede anche la realizzazione in una porzione di Piazza dell'Unità, nella parte ovest, che oggi è occupata dalla corsia percorsa dei mezzi pubblici, di un parcheggio meccanizzato che costituirà quindi una dotazione aggiuntiva e alternativa di sosta rispetto a quella presente oggi, proprio a servizio della zona che, appunto, già anche col progetto della linea rossa evidenziava la necessità di recuperare delle dotazioni di sosta in questa zona. Salendo in via Corticella, la tranvia si colloca sul lato est della strada, quello dove oggi è presente la corsia preferenziale, e verrà invece mantenuto il flusso veicolare in direzione centro come avviene oggi. Quindi sul lato ovest di via Corticella ci sarà la corsia di marcia con i parcheggi nelle zone in cui la larghezza della strada lo consente, e la tranvia invece sarà sul lato est. Anche in via Corticella, come un po' per tutto il tracciato, ci si è preoccupati anche di garantire comunque una buona dotazione di spazi per chi si muove con gli altri mezzi, per cui la strada sarà attrezzata anche con una corsia ciclabile a fianco del marciapiede in direzione dal centro verso periferia,
mentre in direzione centro verrà realizzata nella corsia carrabile, una corsia ciclabile carreggiata, come stiamo realizzando anche in altre strade proprio in questi ultimi mesi. Andiamo oltre e arriviamo, ecco qui vediamo un esempio, adesso questo chiaramente non è un esempio locale, ma è per dare un'idea di come potremmo in qualche modo immaginare questa parte di strada di cui stiamo proprio parlando. Quindi immaginate via Corticella, questa potrebbe essere la direzione da periferia verso il centro con la corsia carrabile e i parcheggi, e invece sulla parte ovest la sede tranviaria, appunto vedete la sede leggermente rialzata, il cosiddetto marcia tram, che proprio caratterizza la sede del tram, la corsia ciclabile sul lato opposto, il marciapiede. Questo giusto per dare una sequenza di spazi simile a quella che potremo trovare in questa parte di tracciato e anche oltre in altri punti. Andiamo oltre, questo è anche un altro esempio, ecco, quando si parlava prima di parcheggio automatizzato, ecco, a Bologna abbiamo già esempi simili, adesso questo per esempio è l'esempio che abbiamo in via D'Azeglio, dove di sotto dello spazio, dello slargo precedentemente presente, è stato realizzato un parcheggio che prevede la possibilità alle auto di posizionarsi su quella piazzola e poter poi scendere all'interno di un silos meccanizzato dentro allo spazio interrato. E saranno comunque parcheggi, diciamo così, ad uso pubblico, ecco, in qualche modo l'obiettivo è questo. Qui vedete rappresentato meglio in sezione la situazione appunto dello snodo di via Ferraresi, via Mazza, via Bolognese, di cui si parlava prima, con la zona della rampa di discesa nella parte est, quindi quella che da via Ferraresi va verso ovest, e la parte invece in sotto attraversamento, dove quindi si crea questo spazio superficiale, dove sarà comunque possibile consentito ancora il transito veicolare, ma sarà sicuramente molto ridotto, perché appunto verrà eliminata tutta la quota di traffico di attraversamento che interessa e con numeri importanti questa direttrice. Andiamo oltre, proseguendo verso nord arriviamo, diciamo così, la situazione che ho descritto prima per via Corticella prosegue fino, diciamo, alla testa dell'ippodromo e all'incrocio con via Passarotti. Da via Passarotti verso il centro sarà appunto via Corticella a senso unico di marcia in direzione centro, con la corsia tranviaria, la sede tranviaria messa sulla testa della carreggiata. Dopo via Passarotti, la sede tranviaria, con tanto di fermata posizionata all'altezza dell'ippodromo, si posiziona al centro della carreggiata, e sui due lati saranno presenti le corsie stradali, che quindi saranno aperte al traffico veicolare nelle due direzioni. Anche in questo tratto saranno mantenute le alberature, si inserirà all'interno di alcuni spazi anche una quota di sosta dove le dimensioni lo consentono, e saranno realizzati anche qui approntamenti della carreggiata che tengano conto della presenza del traffico ciclistico, anche con corsie e adottando eventualmente, anche dove le larghezze non lo consentono, soluzioni di moderazione del traffico, ad esempio in corrispondenza delle fermate, dove potrebbe essere necessario quindi avere un restringimento della carreggiata. Proseguendo verso nord, evidenziamo il fatto che proprio nella zona nord dell'ippodromo, quindi in via Bassanelli, all'incrocio con vicino all'incrocio con via Corticella, di fronte alle scuole Aldini, sarà realizzato un nuovo parcheggio che appunto ha una distanza abbastanza ravvicinata a quella delle strade di cui parliamo, proprio per andare a creare delle dotazioni aggiuntive rispetto a quelle presenti. Un altro parcheggio, peraltro, che è visibile nella stessa immagine, sarà realizzato anche all'incrocio fra via Salicetto e via Corticella. La strada in questo tratto prosegue con lo stesso assetto, quindi corsia sede tranviaria al centro, corsie carrabili e ciclabili ai lati e marciapiedi ai lati. Ovviamente alcuni incroci che vedete rappresentati sono, e tutti gli attraversamenti della sede tranviaria che consentono quindi l'attraversamento della sede stessa, sono semaforizzati proprio per dare modo di poter far convivere in sicurezza il mezzo tranviario con gli altri sistemi di marcia. Direi che anche una cosa che non ho detto è che, come sapete, l'attraversamento della linea di cintura presenta oggi una forte soggezione già nella dimensione di via Corticella,
Il progetto prevede una seconda opera particolarmente importante, che è l'allargamento di questo sottopasso con la realizzazione quindi di una doppia canna, che quindi consenta di sdoppiare l'attuale carreggiata e quindi garantire che non ci sia un restringimento puntuale del percorso. E qui, a differenza di San Donato, per esempio, questo problema l'avevamo anche sulla linea rossa, gli spazi laterali consentono di poter fare questo tipo di intervento, e quindi si è cercato di mantenere, proprio per avere una maggiore regolarità sia della parte tranviaria che della parte stradale, questo intervento che garantisce appunto un calibro stradale costante. E chiudo con una prima indicazione su quello che è un po' una cosa che ci viene sempre chiesta, quanto il progetto incide sugli spazi di sosta, eccetera. Ecco, tengo a precisare che, come abbiamo fatto anche per la linea rossa, ci saranno molti, diciamo così, aggiustamenti di questi numeri, perché diciamo, il livello di progettazione è veramente agli albori, quindi sarà necessario fare diciamo così, approfondimenti, affinamenti. Già oggi comunque possiamo dire che il progetto, vedete nella tabella di sinistra il bilancio, diciamo, della sosta lungo tutto il tracciato della linea, suddiviso anche nelle zone di cui parliamo in queste serate, e diciamo, complessivamente, escludendo il parcheggio di interscambio posto a capolinea, che oggettivamente è una dotazione importante ma non va a bilanciare diciamo così, la sosta presente lungo il percorso, abbiamo già un saldo che sostanzialmente garantisce un equilibrio, un saldo positivo fra, diciamo, i parcheggi che vengono attuali e quelli che vengono realizzati, e anche, cioè, così zona per zona vedete poi qual è il saldo diciamo, dei vari tratti. Comunque, diciamo, se esaminiamo la zona che abbiamo visto stasera, praticamente c'è un saldo pressoché che si chiude a zero, siamo a circa meno 11 se leggo bene, e mentre negli altri abbiamo anche un saldo positivo. E anche per quanto riguarda le alberature, ovviamente ci sarà da verificare, e ce ne saranno sicuramente delle alberature che interferiscono col progetto e che quindi andranno rimosse, però ecco, questo sarà una verifica che in termini numerici verrà poi fatta compiutamente nei livelli diciamo così, successivi della progettazione. Diciamo, allo stato attuale, con diciamo così, le prime stime che abbiamo fatto, diciamo, abbiamo immaginato che ci possa essere un numero di alberi potenzialmente da rimuovere di circa di numero di 200, con un numero di nuovo impianto che comunque vada a sostituire quelli che abbiamo eventualmente rimosso. Però ecco, questo è un numero che contiamo di ridurre, perché ripeto, oggi la progettazione è fatta a un livello appunto molto poco dettagliato. Solo a Castelmaggiore c'è. Sì, ecco, per Bologna poca roba. Tenete conto che ovviamente, per questo dico, andrà fatto anche un lavoro di affinamento anche su questo. Gli alberi di nuovo impianto sono indicati numero di 419, di questi 193 sono al parcheggio del capolinea, quindi diciamo sono di fatto al momento sono più o meno in pari quelli che sono gli alberi tolti e quelli tolti, quelli che potenzialmente potrebbero essere tolti quelli che di nuovo impianto, ma ripeto, non contiamo che quel numero di potenzialmente da rimuovere si riduca. Questo lo dico perché noi in realtà in questa fase anche prudenzialmente adottiamo sempre, diciamo così, le disposizioni che il regolamento del verde, i colleghi del nostro settore verde ci danno, di considerare potenzialmente interferenti anche alberi che sono con l'apparato radicale a una certa distanza dalla linea, ma non necessariamente sono, diciamo, interferiscono col progetto stesso. Scusate la lunghezza, ma insomma, essendo la prima serata, bisognava un po' dare alcune indicazioni di carattere generale. Io avrei finito. Prima serata. Bene, grazie Ingegner Sgubbi. Sì, abbiamo sforato un po' i tempi, ma era probabilmente necessario anche per dare quante più informazioni possibili per avviare appunto questa seconda fase di dibattito che apriamo adesso. Insomma, ci spostiamo su un'altra piattaforma che appunto ci aiuterà a raccogliere le istanze, insomma, tutte le osservazioni che andrete via via facendo. Inizierei con dare la parola alla signora Luisa Paltrinieri, che è, insomma, la prima che ne ha chiesto la parola. Prego.
Buonasera, dunque io chiedevo se in Ferrarese il 25 verrà cambiata la linea, se verrà sostituita, non ci sarà più, come sarà messa. La ricezione audio era molto ballerina questa sera, quindi mi dovrete scusare se faccio una domanda che magari della quale avevate già dato risposta. Al di là di quello vi devo dire che da cittadina a me il tram non piace per niente. Non mi piace soprattutto per via delle rotaie. Un conto è se avrà la corsia preferenziale dappertutto. Altrimenti a me le rotaie, soprattutto d'inverno, mi fanno molta paura per i motorini e per le biciclette. Ci sono stati dei comitati fatti e delle raccolte di firme fatte qua in Bolognina, che credo che abbiano raggiunto dei numeri considerevoli. Mi domando perché comunque questo progetto sta venendo avanti, quando la gran parte dei cittadini non lo voleva. Grazie. Grazie signora Paltrinieri. Magari raccogliamo due o tre interventi per poi dare la parola all'ingegner Sgubbi, al presidente Area, all'assessore Mazzanti per via via rispondere. Noi nel mentre abbiamo appuntato la domanda sul 25 e l'abbiamo messa sulla nostra mappa. Proseguirei con la seconda domanda del signor Ferrario, che l'ha scritta, la leggo io. Buonasera, chiedo cortesemente: il materiale rotabile percorrerà esclusivamente la linea per la quale sarà destinata. Chiedo quindi perché non optare per uno scartamento largo quanto la cassa, abbandonando uno scartamento obsoleto nato quasi 200 anni fa? I benefici saranno innumerevoli: sicurezza, rapidità, capacità, possibilità di affrontare curve e dislivelli impossibili per lo scartamento normale. Grazie per l'attenzione, Roberto Ferrario. Leggo altre due domande che riguardano sempre il tema dei mezzi e dell'infrastruttura. Signor Mongardi Giorgio, guardando le foto mi sono chiesto: ma quando nevica il tram andrà, avrà dei problemi come il People Mover? Mentre Andrea Carlone, mi fa paura questa stretta vicinanza tra persone e tram che silenziosamente arriva alle spalle del povero pedone e se improvvisamente scarta e finisce Dio non voglia sul binario, cosa succede? Quindi darei questo primo giro di risposte quindi sul mezzo e sull'infrastruttura e alla riflessione poi della signora Paltrinieri. Prego. Dunque, adesso io do risposte di carattere tecnico, poi se per caso l'assessore intende aggiungere qualcosa lascio la parola. Allora, se non sbaglio, via Ferrarese 25 non c'entra nulla col percorso di cui abbiamo parlato questa sera. Adesso non vorrei fraintendere, ho controllato al volo la mappa, ma mi pare che via Ferrarese 25 sia spostata più a nord dell'incrocio con via Mazza, quindi diciamo il tratto di via Ferrarese di cui parlavamo è il tratto che va da via Matteotti fino Scusate, parlavo della linea 25, non del numero civico. Non avevo capito, mi scusi signora, abbia pazienza, avevo capito Ferrarese 25, pensavo il civico a cui parlava. No, allora la linea 25 rimarrà, e tra l'altro è una linea che diciamo di cui è prevista la trasformazione in filovia, però con diciamo così l'utilizzo di mezzi, e per questa linea il comune ha ottenuto anche per questa linea un importante finanziamento dal ministero e dallo Stato, e fa parte del pacchetto di linee di trasporto pubblico su gomma che dovranno essere diciamo così trasformate in filovie. La modifica però che a livello progettuale è stata pensata proprio anche per garantire una piena integrazione fra
il sistema tram e il sistema filobus e modifica già in qualche modo avallata anche dal Ministero stesso, che appunto ha dato il finanziamento per la linea 25, è la possibilità di utilizzare nuovi mezzi di tipo filoviario che possano anch'essi così percorrere tratti di linea senza necessità di avere la necessità di attaccarsi col trolley ai fili per alimentarsi. Quindi tutto il tratto di linea che andrà da via Ferrarese, in questo caso lo dico con cognizione di causa, fino diciamo alla zona della stazione, che sarà il tratto di sovrapposizione fra il percorso dell'autobus e che quindi percorrerà anch'esso via Matteotti sulle corsie di marcia, non sulla sede tranviaria, e la linea tranviaria avverrà senza necessità di dover predisporre la linea aerea per il filobus. Quindi la linea 25 rimane, ma con queste, e sarà filoviarizzata, ma con queste accortezze che quindi comporteranno la non elettrificazione del tratto che abbiamo visto questa sera. Spero di aver risposto a questa domanda. Per quanto riguarda la paura per le rotaie, confermo che la sede tranviaria, l'ho detto prima ma forse non sono stato sufficientemente chiaro, diciamo, è quasi completamente in sede riservata, quindi diciamo lungo in particolare il tratto che esaminiamo questa sera, questa promiscuità di traffico tra bici e moto, diciamo mezzi a due ruote e tram, non c'è se non in senso trasversale. Ovviamente agli incroci è necessario attraversare la tranvia, ma il problema, chiunque abbia percorso in bicicletta una strada con le rotaie del tram sa benissimo che al limite può essere percorrerla in senso longitudinale, non attraversando le rotaie. Quindi diciamo l'attraversamento della sede non comporta nessun problema e avverrà negli incroci e negli attraversamenti, questo anche per i pedoni, ci saranno gli attraversamenti a raso e quindi sarà possibile attraversare. Vedevamo alcune foto prima in cui questo avviene correntemente senza nessun tipo di problema. La sede tranviaria sarà prevalentemente dedicata, tanto che ho descritto proprio lungo la linea tutte le anche gli interventi a favore della ciclabilità che sono previsti proprio per garantire non solo la non interferenza con la corsia del tram e la marcia del tram, ma anche proprio per avere spazi dedicati ai ciclisti che vogliono muoversi. Per quanto riguarda invece le altre domande, allora adesso sul tema di chi non lo vuole lascio magari rispondere l'assessore se ritiene. Al signor Ferrario, ma io so che di questa soluzione che lei peraltro, lo dico a beneficio di tutti, non si tratta di un tecnico che propone una soluzione alle varie amministrazioni. So dell'esistenza di questa soluzione che è stata studiata, non mi risulta che, so che alcuni la stanno analizzando, non mi risulta che sia ancora commercializzata. Mi limito solo a dire che siccome noi abbiamo un sistema che stiamo progettando oggi e che tra l'altro manderemo in gara nel giro di pochi mesi, Bologna intende utilizzare sistemi che siano già collaudati, omologati e disponibili a livello di mercato ordinariamente. Non intendiamo sicuramente adottare dei prototipi o delle soluzioni che non siano disponibili su larga scala e che quindi poi possano nel tempo dare problemi di approvvigionamento. Ecco, quindi questo senza entrare nel merito, perché credo che sia una questione molto tecnica e non so quanto abbia senso magari portare via molto tempo adesso alle persone che vogliono intervenire. Ecco, però non entro nel merito della soluzione, lascio ai tecnici più specialistici dei sistemi tranviari valutare la tipologia dei carrelli eccetera, però ecco questo elemento oggi noi ci siamo basati su sistemi che siano perfettamente rispettosi delle norme UNI e dei sistemi più largamente in uso a livello nazionale e internazionale. Per quanto riguarda la domanda del signor, se ho capito bene, Mongardi, credo, Giorgio, forse ho capito male il cognome, chiedo scusa, se il tram circoli anche in condizioni di neve, la risposta è sì. Adesso potremmo anche mostrare qualche foto rassicurante, non so se Roberto ne ha pronta a disposizione oggi, ne guardavamo proprio alcune oggi. In ogni caso, mi limito a portare un elemento. Il tram è un sistema che è diffuso, parlo di tram,
in essere da decenni, ma anche tram realizzati negli ultimi anni. È un tram diffuso in quasi 400 città al mondo, di cui molte in Europa, molte nel nord Europa, dove la possibilità che ci siano eventi nevosi è ampiamente diffusa. Ci sono tram in Finlandia, in Norvegia, in Germania, in Polonia, in Russia, quindi in Ungheria, quindi Ginevra. Tutte città che diciamo, si confrontano molto più frequentemente di noi con il sistema tranviario. Quindi diciamo, ovviamente, come tutti i sistemi, devono essere a livello manutentivo e gestionale messi in atto delle procedure a livello di scambi, di pulizia della sede tranviaria, questo è evidente, però il mezzo in sé è tranquillamente nella condizione di circolare, anzi direi che rispetto agli autobus ha minori problemi, perché sapete che gli autobus a volte sono costretti a montare le catene e questo diventa una cosa molto complicata per poter circolare qui in città. Il tram non ha questo problema e quindi ha la sua sede, che evita di avere anche, diciamo, svii o sbandamenti del mezzo. L'ultima risposta era il tram e i pedoni. Anche in questo caso ho forse già risposto anche prima. Diciamo, ecco, qui vedete alcune immagini di un tram che circola con la neve. Siamo a Budapest, se non sbaglio. Il tram e i pedoni, allora, tutti, diciamo così, l'attraversamento della tranvia è possibile. Tutti gli attraversamenti pedonali sono regolati e protetti da impianti semaforici, proprio per la garanzia della sicurezza delle persone e per la regolarità della circolazione del tram. Il tram è un mezzo silenzioso, mi fa piacere che la domanda sottintenda questo tema, perché spesso si dice il contrario, anche per segnalare l'arrivo. A volte, diciamo, i mezzi hanno un avvisatore acustico che in qualche modo da conto dell'arrivo del mezzo nel caso in cui qualcuno distrattamente non ponga attenzione. Poi devo dire, la battuta è un po' fuori luogo, mi rendo conto, però è evidente che se poi uno circola per strada con gli auricolari, magari guardando il cellulare e attraversa senza guardare, credo che dei problemi di sicurezza ce ne siano già oggi anche senza tram a circolare per strada. Ecco, è evidente che incidenti ne possono sicuramente capitare, ma normalmente se capitano sono normalmente, diciamo, addebitabili a comportamenti non attenti da parte di qualche utente della strada. Ecco. Grazie, direi andiamo avanti. Ingegnere, se può essere più stringato nelle risposte, che così proviamo a tenere un equilibrio tra le domande e le risposte. Andiamo avanti con la domanda. C'è un signore, insomma, anonimo. Scusa un attimo, c'è stato un signore che ha chiesto per il people mover, no? Faceva il paragone. Il people mover va con la neve, è andato con la neve e continua ad andare anche quando c'è il gelo. Il manuale di uso del mezzo obbliga il gestore del mezzo, soprattutto nella prima fase di avvio, di fare delle verifiche. Per cui è avvenuto due volte che l'esercizio è stato interrotto per 2 ore per fare delle prove, per vedere se tutti i meccanismi che erano stati collaudati hanno funzionato, se no non avremmo l'agibilità tecnica, per vedere il funzionamento in piena funzione dell'esercizio. Ma le nevicate successive il mezzo è andato tranquillamente, perché c'è dei protocolli che ci dicono. Quindi il mezzo va, tra l'altro devo dire che più di un terzo degli arrivi e delle partenze i passeggeri hanno usato il people mover. Quindi, come ha detto Società SR, come ha detto Marconi Express, per il poco tempo da quando è iniziato, dal 18 di novembre, arrivare al giorno dell'Epifania, aveva già trasportato 33.000 persone. Quindi il calo di utilizzo naturalmente è dovuto al fatto che l'aeroporto, come tutti gli aeroporti al mondo, come voi sapete, lavorano all'80%, 85% della loro funzione, perché lavorano al 15% con una non funzionalità dell'80-85%. Come tutti i mezzi di trasporto, tutti indistintamente hanno subito i colpi del Covid con le riduzioni di esercizio. Ma quelli che sono trasportati e funzionano regolarmente anche col gelo e con la neve. Bene, proseguiamo con le domande. Allora, signore anonimo, fa una riflessione che leggo.
al di là del fatto che il progetto è stato calato sui cittadini senza troppa informazione, che ne dica il signor Mazzanti sul fatto che il progetto era nel programma elettorale. Ormai le decisioni sono state prese e verranno prese in considerazione solo modifiche marginali. Mi chiedo l'effettiva necessità di un progetto così impegnativo per i cittadini, in quanto tutto questo traffico sul bus si verifica solo negli orari scolastici. Ogni città ha la sua anima, ma frequentando Milano le corsie separate non ci sono e il traffico è misto. Mi fa sorridere la sostituzione dell'alberatura quasi secolare con giovani piante. I parcheggi sono un'utopia, poi. Basta guardare la fine che ha fatto quello di Via De Giuriolo dedicato allo spaccio. La verità è che si vuole eliminare il più possibile il traffico veicolare. Ho partecipato solo per dire questo, ritenendo inutile a questo punto l'informazione. Magari su questo, come dire, la risposta, considerato anche il... Rispondiamo, anche perché non è così, ma giustamente pone le domande, ogni cittadino pone le domande che vuole. Ma esattamente l'opposto di quello che ha detto lui. Risponderemo. Se ci sono altre domande, facciamo dei pacchetti di risposte per fare più agevolmente per tutti. Andiamo avanti, do la parola adesso al signor Malavolta. Buonasera. Intanto ringrazio per la possibilità che ci date di partecipare nella fase preliminare, perché abbiamo capito che di questo si tratta. Io parlo anche a nome della consulta della bicicletta, per dire che intanto siamo fortemente a favore della realizzazione di questa struttura che finalmente dovrebbe portarci a modernizzare i trasporti di una città che merita dei trasporti più moderni, soprattutto sapendo i problemi che sono venuti fuori negli ultimi tempi da tutti i punti di vista. Noi abbiamo analizzato abbastanza, in modo abbastanza approfondito, come previsto diciamo, dalla procedura di consultazione, la linea rossa, che, per la quale possiamo dire che siamo contenti dell'attenzione che è stata data alla mobilità ciclabile, ma per questo tipo di, diciamo, di valenza che ha un progetto come questo, riteniamo che debba essere posta ulteriore attenzione e nel definire le priorità degli spazi che vengono lasciati, a volte abbiamo visto ad esempio che vengono sacrificate le continuità dei percorsi ciclabili a favore di alcuni, anche pochissimi, parcheggi auto, quindi riteniamo che si possa porre più attenzione in questo. Ovviamente nel fare questa richiesta diciamo di tenere conto delle indicazioni previste dal Biciplan, quindi qualcosa che il Comune ha già deciso anche in questo caso con scelte coraggiose che abbiamo supportato e riteniamo soprattutto che laddove ci sono state prescrizioni collegate al progetto del tram di completare la rete ciclabile in coerenza con quello che è stato definito appunto nel Biciplan, sarebbe opportuno garantire la continuità delle ciclabili e anche la permeabilità del percorso del tram, che è un oggetto impegnativo e qua e là abbiamo visto impegna molto spazio e anche impedisce alcuni incroci che impediscono la continuità delle ciclabili. Dal punto di vista delle scelte che sono state fatte, ho visto Sgubbi ha chiarito che tipo di scelte sono state fatte, diciamo che nella priorità sarebbe meglio per noi se si desse la possibilità alle bici di avere delle corsie riservate, perché l'opzione finale, quella della convivenza, dell'uso promiscuo all'interno di zone 30, dovrebbe essere utilizzata proprio laddove non ci siano altre possibilità. Riteniamo che nel mettere in opera l'opera sia poi necessario lavorare anche aspetti che sembrano marginali come quello della segnalazione a terra e non solo, quindi tutte le indicazioni che favoriscono il problema dei parcheggi e ovviamente non ultimo anche quella dell'intermodalità.
nel senso di prevedere la possibilità di arrivare anche a prevedere come per alcune delle città che sono state citate, la possibilità di caricare le biciclette anche sul tram, almeno nelle ore non di punta. Concludo dicendo che così, da una prima analisi che abbiamo fatto anche per la convivenza, diciamo i tratti nei quali le due linee coincidono, abbiamo verificato criticità nella zona del Ponte Matteotti fino all'incrocio con Jacopo della Quercia, anche in Piazza Unità, in particolare nel collegamento, l'intersezione con la circolare esterna del biciplan, nel tratto ovviamente che compete che interseca le due linee rosse e verdi, in particolare in zona Piazza Unità, ma non solo, per tutto il percorso fra Stalingrado e Gobetti, per il quale abbiamo già fatto diverse proposte. Tutte le osservazioni che ho portato qui le abbiamo già fatte ufficialmente anche riguardo alla linea rossa. Aggiungo solo alla fine come annotazione, proprio anche per supportare la funzione e l'esigenza della linea tranviaria, della rete tranviaria, chiedo se è stata presa in considerazione l'eventuale prosecuzione della linea non tanto fino a Via dei Mille, ma almeno anche lungo l'asse di Via Marconi fino all'incrocio con San Felice, il che potrebbe dare la possibilità da subito di avere due linee in parallelo nella zona più trafficata, fra virgolette, di Bologna, nella quale sappiamo esserci il grosso dei passaggi dei mezzi che poi provocano anche i problemi che sono già stati citati. Grazie. Grazie, signor Carlo. Raccogliamo ancora un intervento e poi diamo la parola tecnici all'assessore. Signor Roberto, prego. Roberto. Buonasera, mi sentite? Sì, la sentiamo bene, prego. Allora, innanzitutto buonasera a tutti e grazie per la nuova occasione partecipata su questa nuova infrastruttura. E poi un grazie anche a Sgubi per la solita e garbata presentazione. Io sono assolutamente favorevole all'opera e delle due linee in progetto. Per quanto riguarda il tema di questa sera, ho solo qualche perplessità sull'attestamento del capolinea in centro. Cioè, i passeggeri del 27 oggi arrivano velocemente in città, scendendo in piazza e andando anche alle torri. Ora, con questa infrastruttura arriveranno molto più velocemente nella zona centrale di Bologna, perché ha la sua sede riservata e quindi la tutela dal traffico promiscuo circostante, volendo anche con le biciclette a bordo, eccetera. Ma l'attestamento su via San Vitale, su via dei Mille, non mi convince del tutto. Penso che sia, mi pare di aver capito anche in altre occasioni, un attestamento transitorio, temporaneo. Ma mi chiedo perché non il tram arrivato in via Indipendenza non possa sfruttare i binari della linea rossa fino a via Ugo Bassi, svoltare in via Ugo Bassi dove ci sono ancora i binari della linea rossa, per poi voltare per via Marconi, fare Piazza dei Martiri e via dei Mille. Cioè, si chiuderebbe un anello che sarebbe anche più di facile gestione, a mio avviso, senza due capolinee tronchi e relative manovre in via dei Mille, e che poi più o meno sarebbe anche il giro che faceva il tram a suo tempo di Corticella, il 15, prima che venisse soppresso, che appunto faceva il ponte Matteotti, Indipendenza, Ugo Bassi, via Marconi, Piazza dei Martiri, e in quel caso faceva anche a Mendola stazione. Mi sembra, capisco che i costi sono notevoli, di fare un binario in più in via Marconi, eccetera, però secondo me sarebbe più veloce, forse un attimino più logico, e porterebbe i passeggeri da Corticella direttamente nel cuore del centro storico della città, come fa
oggi il bus 27 senza dover scendere in via Indipendenza, dove per carità col biglietto a orario possono benissimo prendere le altre linee che sono in coincidenza su via Indipendenza, però senza trasbordi e quant'altro, chiudendo il giro ad Anello in centro, sarebbe, a mio avviso, sarebbe più comodo. Ecco. Va bene, vi ringrazio tutti e complimenti per la bella serata. Grazie, prego, darei la parola all'ingegnere Sgubbi e all'assessore Mazzanti. Sì, dunque, ma alla prima domanda, che dire, cioè io adesso non è che voglia, non devo convincere le persone se sono contrari, mi sembra in modo abbastanza generalizzato e a prioristico. Io posso solo dire che per quanto riguarda il tema dell'informazione, dire che manca l'informazione, credo che la serata di stasera ne sia esattamente la riprova contraria. Noi diciamo, abbiamo svolto, lo dico perché in realtà ho contribuito anch'io anche a quel lavoro, l'attività di redazione del PUMS, da cui siamo partiti proprio stasera parlando, diciamo nel 2018, e abbiamo fatto un anno e mezzo di incontri per spiegare qual era, diciamo così, la prospettiva futura della mobilità a Bologna, quindi proprio per costruire le scelte che poi sono, e vengono poi tradotte in progetti. Quindi diciamo ci sono state anche all'interno del piano della mobilità diverse, tantissime occasioni di confronto, di presentazione, di discussione, eccetera, che proprio servivano per decidere quali erano le azioni. Poi dai piani bisogna passare ai progetti, a un certo punto non si può sempre dire bisognerebbe fare e non fare mai, quindi diciamo l'amministrazione ha deciso di partire da qualche parte, bisogna partire, non si possono fare tutte le cose contemporaneamente, però mi pare che le scelte fatte vadano, diciamo così, ad agire in maniera abbastanza, diciamo così, strutturale sul problema della mobilità, e quindi senza soluzioni palliative, ma proprio agendo per la via maestra, e quindi mettendo in atto strumenti di trasporto per la parte diciamo fondamentale. Ci sono città che più grandi come bacino come dimensioni, come bacino di utenza, che hanno sistemi ancora più capaci, prima ne parlavamo in premessa, e la scelta dell'amministrazione è quella di rafforzare la rete proprio aggiungendo un livello caratterizzato dal sistema tranviario. Quindi per ogni tratto che viene sviluppato si attiva un percorso. I tempi che rappresentavo prima credo che dimostrino che c'è ampio spazio di discussione. Ecco, prima di arrivare all'inizio ipotetico dei lavori ci sono ancora 2 anni, durante i quali immagino che ne faremo altri di incontri come questo. Ecco, quindi e ci sarà possibilità a ogni livello di andare a verificare, ad affinare temi. Quindi questo mi sentivo di dire, ecco, sul resto, come dire, sono opinioni che chiaramente posso solo dire che a livello di dati di traffico noi non riscontriamo un traffico limitato solo agli orari scolastici. Ovviamente nell'arco della giornata ci sono flussi che hanno delle variazioni, ma chiaramente, diciamo, tra l'altro i picchi di traffico si diluiscono sempre di più e c'è un uso molto più, diciamo così, libero degli spostamenti durante l'arco della giornata, e quindi l'idea è, se si vuole andare verso questa direzione di una città che guardi al futuro e non guardi solo al presente o al passato, in qualche modo occorre mettere in atto strumenti che oggi non sono presenti. Per quanto riguarda l'intervento del signor Malavolta, come ha giustamente detto, le cose che ha evidenziato stasera riassumevano alcuni fra i molti temi che la Consulta della bicicletta ha posto in generale, ma anche con riferimento al progetto della linea rossa. Quindi a questo rispondo chiaramente che le osservazioni che sono state presentate troveranno ovviamente un'adeguata risposta all'interno del procedimento della linea rossa, e quindi a questo si darà puntualmente risposta, quindi anche a tutte le questioni che sono state sollevate stasera. Sulla necessità di dare attenzione al tema della mobilità in bici, credo che si sia capito anche dall'illustrazione che noi in realtà questo tema l'abbiamo assolutamente presente ed è prioritario, non fosse altro perché è una delle altre, diciamo così, azioni strategiche del piano della mobilità sostenibile. Chiaramente diciamo, l'inserire un tram all'interno degli spazi stradali non è una barzelletta, è qualcosa che impegna gli spazi in modo importante, ma occorre anche avere un equilibrio fra tutte le diverse funzioni che si svolgono e che devono trovare una risposta
lungo i diversi tratti stradali. Devo dire che abbiamo cercato, e sicuramente lo faremo anche dettagliando meglio le cose, abbiamo cercato di prendere spunto dalle realtà in cui l'uso della bicicletta è più sviluppato ed è più diffuso. Quindi non abbiamo scelto dei modelli, credo, sbagliati, abbiamo scelto dei modelli in cui l'uso della bicicletta è vincente e stiamo cercando di seguire quei modelli. Cercheremo di farlo sempre al meglio e anche, diciamo così, cogliendo tutti gli spunti che anche il prestoso lavoro della consulta ci offre. E sul tema comunque dell'intermodalità posso dire che anche questo è un tema che è assolutamente presente. È chiaro che nulla osta in linea di principio alla possibilità dell'utilizzo dei tram anche per salire con le bici a bordo. È chiaro che questo è un tema che normalmente viene poi sviluppato in una fase gestionale, perché dipende da tante ragioni, dovrà essere così in qualche modo condiviso anche con chi poi dovrà gestire il servizio e valutare, quindi anche in base ai carichi sulle linee e agli orari, quali possono essere le soluzioni migliori. Ecco, noi comunque cerchiamo di fare in modo che in bicicletta ci si possa andare sia sul tram, ma soprattutto a lato del tram, ecco, o giù dal tram. Ecco. Poi dopo, se uno vuole anche salire sul tram e farlo con la bicicletta, ed è possibile farlo, si può fare, ecco, però ecco, cerchiamo di fare in modo che la circolazione in bici sia sicura a prescindere. Riguardo ai temi che poneva anche lo stesso signor Malavolta, poi anche signor Amori sul capolinea in centro, allora sì, posso confermare che in realtà questa che abbiamo sviluppato, l'abbiamo detto in premessa, è una parte di una seconda linea, quindi diciamo è uno stralcio, è quello che in gergo tecnico si chiama un stralcio funzionale. Quindi diciamo così, noi dovevamo andare al Ministero e presentare un progetto, e in questo momento più di questo progetto non c'erano le condizioni, per varie ragioni, di andare a presentare altre cose, di un sistema che possa comunque, se non, magari in una fase anche appunto transitoria, funzionare, avere una sua funzionalità. Quali poi possano essere gli sviluppi ulteriori di questa linea, e quindi se eventualmente poi andare a interessare alcuni dei tracciati che sono stati descritti, questo lo si vedrà, non è escluso, però insomma questo fa parte di ragionamenti che avremo modo di approfondire, ci sarà modo di approfondire in futuro. E in linea generale però, ecco, diciamo così che l'orientamento sarebbe quello in ogni caso di evitare di sovrapporre nella parte di Via Indipendenza centrale il passaggio dei mezzi di due linee, proprio per il motivo che vogliamo che Via Indipendenza sia una strada che abbia una vocazione, come alcune delle foto che vedevamo di esempi di città europee dove il tram passa anche in zone centrali, una forte vocazione al passaggio a pedonale fondamentalmente, e quindi chiaramente un passaggio troppo frequente di mezzi tranviari può rappresentare un vincolo, non tanto un elemento di pericolo, ma diventa una soggezione chiaramente maggiore. A questo riguardo, approfitto per rispondere a una domanda che ho visto in chat. Teniamo presente che appunto la linea che stiamo sviluppando copre la direttrice più importante oggi del trasporto pubblico di Bologna, che è appunto la linea 27. I numeri anche di carico della linea che abbiamo riportato, quel numero indicativo di 32.000 che è stato indicato, ho visto una domanda che diceva: ma come, ma oggi la 27 ne porta 40.000. Oggi la 27 ne porta 40.000 su tutto il suo tracciato, che va da Corticella praticamente a zona est di Bologna. Qui oggi questa che vediamo è una mezza linea, quindi diciamo una mezza linea porta praticamente porterà quasi le stesse persone che porta oggi la 27 nel suo sviluppo completo. Bene. Grazie, sì, era la domanda del signor Massimo, così come le domande del signor Piero, del signor Odaldi e del signor Scalambra, l'ingegner Rivola, che insomma sta supportando l'ingegner Sgubbi sulla chat, ha avuto modo di rispondere per via scritta. Qualora volessero altri chiarimenti, comunque lo chiedano pure, in modo tale che poi si possa anche rispondere a voi. Darei la parola adesso al signor Vannucchi. Prego.
Buonasera, mi chiamo Francesca Vannucchi. Buonasera, sì. Buonasera, io chiederei delucidazioni riguardo al tratto della fermata che avete indicato, quella delle Aldini. Mi sembra che ci sia anche il progetto di un parcheggio. Ho un interesse personale, mi dispiace, che non riguarda la collettività, ma io ho l'edicola proprio lì. Sono un pochino preoccupata sulle sorti dell'edicola, visto che è la mia fonte di sostentamento. Ho Bene, finito. grazie. Grazie. So se intanto volete rispondere, poi andiamo avanti. Allora, adesso stavo cercando di. Mi stava spiegando Dove c'è l'ingresso l'assessore. della Fondazione Aldini Valeriani, l'edicola che c'è lì dalla Sì, Fondazione. Proprio ci comunque. vedi col piacere. Cioè, Non è posso interessante. garantire che in ogni caso, adesso ripeto, siamo a livello di progetto preliminare, non credo che la cosa sia, diciamo così, conflittuale, ma in ogni caso, cioè, come abbiamo fatto anche per l'altro progetto, eccetera. Tutte queste situazioni puntuali vengono poi comunque analizzate e si cerca di trovare una soluzione ad hoc per le singole situazioni. Quindi credo che Perché si c'è possa, il parcheggio laterale. sì, credo che si possa trovare tranquillamente una soluzione di convivenza fra le varie questioni. Anche perché il parcheggio interessante, il parcheggio che citiamo non è riguardante lo spazio dell'edicola, assolutamente. È uno spazio che lei vede in bianco, era lo spazio delle vecchie stalle. Quando l'ippodromo ha trasferito l'attività a Ozzano con l'università di veterinaria, tutto lo spazio delle vecchie stalle, tenete conto che all'ippodromo c'era più di 400 stalle, oggi sono rimaste 80 stalle, 90, per i giorni di corsa. Quello spazio è stato restituito al Comune di Bologna perché l'ippodromo è di proprietà del Comune. Non è stato demolito il muro che vedete perché Ah, non lo vedono loro. non volevamo che ci fossero delle invasioni abusive, per cui quello spazio è stato restituito al Comune di Bologna ed è uno spazio che era già previsto prima o poi di ricavarne un parcheggio. L'occasione è venuta con il piano che sarà il finanziamento per realizzare e quindi dare, anche se lì non c'è delle offerte di parcheggio in strada, di realizzare delle supplementi di sosta in quella zona che si presta benissimo a zona di parcheggio. Bene, grazie. Proseguiamo con gli interventi. Il signor Piera Augusto, insomma, la leggo io, scritto in chat, dice: dove finisce la sicurezza? Essendo in sede riservata ad esclusione delle intersezioni stradali, i mezzi delle forze dell'ordine, i mezzi di soccorso, dove passano? Piazza dell'Unità diventa off limits. Io abito al civico 79 di via Corticelle, a fianco all'accesso Alstom, l'accesso con svolta a sinistra. Arrivando da nord con direzione centro, sarà inibito dalla prevista pensilina. Si potrà accedere solo provenendo da via Passerotti. Questo vuol dire che si sarà costretti ad uscire all'uscita di via Stalingrado se si percorre la tangenziale e poi arrivare in via Casoni, Ferrarese, Lombardi, Saliceto e Passerotti. Quindi due domande sostanzialmente. La prima sul tema, diciamo, dell'uso anche della sede tramvaria da parte delle forze dell'ordine, quindi relativamente alla circolazione, e l'altra invece sulla circolazione nello specifico nell'ambito, diciamo, della zona vicino a via Passerotti. Prego, direi di rispondere, così sono due domande Ah, eventuali. vabbè, ok, no, pensavo che ne raccogliessimo altre, scusate. No, allora, per quanto riguarda, diciamo, la circolazione dei mezzi di soccorso, dei mezzi di sicurezza, abbiamo già risposto varie volte a questo tema, anche parlando nei mesi scorsi dell'altra linea. Allora, prima vedevamo delle immagini molto, credo, eloquenti. Allora, la sede tranviaria è riservata al mezzo tranviario, ovviamente in condizioni di circolazione ordinaria, quindi è evidente che, come dire, è una sede che è off limits per gli altri mezzi, se non nei tratti in cui ci fosse, questo tratto veramente non ne abbiamo visti, ce n'è un pezzo nella parte nord della linea di promiscuità, ma in questo tratto
la sede appunto è riservata, come normalmente è riservata una, potrebbe essere riservata una parte della carreggiata per altri mezzi. E per, diciamo così, rendere più tangibile, più evidente la cosa, la sede è immaginata, è prevista con una differenziazione sia in termini di pavimentazione che di bordi, proprio per dare evidenza, anche per ragioni di sicurezza, visto che parliamo anche di quello, della presenza della sede tranviaria. E dopodiché quindi è chiaro che in condizioni normali gli altri mezzi utilizzano le corsie di marcia che nei vari tratti sono presenti e seguendo gli itinerari che è possibile utilizzare. Un mezzo di soccorso, un mezzo di emergenza, se diciamo, dovesse trovare difficoltà a circolare sulle corsie ordinarie, può in casi diciamo, di emergenza appunto anche diciamo, imboccare per un tratto la sede tranviaria e percorrerla quindi per superare eventualmente una situazione di congestione o per scavalcare una zona in cui ci fossero dei problemi e poter proseguire oltre. Gli esempi sono, diciamo, girano, ce ne sono, ne abbiamo fatti delle tanti, ne possiamo anche mostrare, insomma, questo è un discorso che ormai abbiamo già ampiamente indicato. Ripeto, non è una condizione normale che un mezzo anche delle forze dell'ordine o di soccorso percorra la sede tranvia, la sede tranviaria, la tranvia può essere percorsa solo in casi di reale situazione di emergenza, in quel caso però è possibile farlo, quindi non ci sono particolari problemi. Ripeto, tenete presente che il tram, lo dicevamo all'inizio guardando un po' i dati del progetto, si prevede una frequenza di 5 minuti, quindi per quanto sia una frequenza alta è più bassa di quella che oggi hanno, diciamo così, la sommatoria dei mezzi pubblici che percorrono in gran parte la stessa sede stradale. Quindi, diciamo, tra un mezzo e l'altro c'è una interdistanza di 5 minuti, quindi la distanza anche fisica è tale per cui è facile inserirsi in caso di bisogno sulla tranvia, ecco, quindi non ci sono particolari problemi. Aggiungo poi che alle intersezioni o in corrispondenza di passaggi in cui è costituito l'attraversamento c'è perfetta complementarietà fra la sede tranviaria e la sede stradale, per cui non c'è nemmeno quel piccolo gradino che evidenziavamo prima nelle immagini e negli elaborati di progetto. Quindi è estremamente semplice fare questo. Sul tema della circolazione, allora, adesso siccome siamo a livello di progetto di fattibilità, non ho capito il tema che dice il signor Pier Augusto e confermo che credo che sia corretto quello che stava indicando, quindi è evidente che per alcune destinazioni occorre modificare in parte le abitudini che oggi sono presenti. In realtà ci sono delle cose che si tolgono, ce ne sono anche che si aggiungono, se uno va a vedere le possibilità che nei vari tratti di strada vengono realizzate. Detto questo, sì, è possibile che puntualmente ci siano per alcune destinazioni la necessità di adottare dei percorsi in parte divergenti. Ecco, però, diciamo, questo a fronte di un interesse generale, di un sistema che dovrebbe in qualche modo garantire la messa a disposizione di un sistema alternativo in grado di dare una possibilità anche di non usare l'auto, ma di usarla magari meno, o perlomeno dare ad alcuni la possibilità di avere un'alternativa. Quindi chiaramente, diciamo, per le persone che poi devono eventualmente muoversi ugualmente col mezzo privato, chiaramente ci sono tutta una serie di percorsi che è possibile fare. E resta in ogni caso inteso che i passi carrai, gli accessi alle proprietà private sono tutti garantiti. Quando il caso che diceva il signore chiaramente si riferisce al fatto in cui la sede tranviaria, essendo collocata al centro, costituisce una sorta di equivalente a una sorta di aiuola spartitraffico fondamentalmente, quindi chiaramente, diciamo, consente le manovre in destra e quindi per arrivare o per uscire dal passo privato occorre poi percorrere la corsia fino alle intersezioni che sono presenti. Chiaramente si possono anche vedere, ma questo sarà oggetto di approfondimenti nelle fasi successive, eventualmente anche degli aggiustamenti in termini di assetti circolatori, ma in questo momento è abbastanza prematuro addentrarsi in queste cose. Ok, andiamo avanti. Allora la domanda del signor Di Sipio. La fermata Piazza dell'Unità in via Matteotti 39 verrà mantenuta oppure spostata sulla piazzola all'altezza dello sdoppiamento di via Matteotti con via Ferrarese? Direi di appuntarla per ora e do così la parola a Francesco Sassone. Prego.
Ringrazio. Vorrei porre un quesito all'ingegner Guidotti cortesemente sulla questione dei passi Carrai. La sentiamo basso, mi scusi signor Sassone. Mi sentite meglio? Ora meglio, ora meglio. Grazie, ora. Scusi perché problemi di connessione. Chiedevo all'ingegner Guidotti solo un chiarimento tra i documenti che sto leggendo sul progetto. Parlate, voi dite che sui passi Carrai, leggo proprio su l'inquadramento generale del PFTE, voi dite che pertanto tutti i passi carrabili interessati al passaggio della nuova linea andranno, a meno di ostacoli fisici che ne impediranno la modifica, arretrati a carico del presente progetto in modo da creare un'area profonda almeno 4,5 metri tra i limiti della nuova sede del cancello del passo carrabile. Da quello che leggo, ovviamente avete indicato, dato le risposte signori, che i passi Carrai non verranno toccati, volevo però comprendere proprio da un punto di vista tecnico, visto che i documenti che come consigli comunali noi possiamo leggere sono molto complessi, ancora in commissione non abbiamo visto. Approfitto di questa occasione, visto che sono stato invitato a partecipare per gli approfondimenti da parte del presidente Aria a questo tipo di commissioni, cosa che faccio ben volentieri, porre questo quesito, se me lo può spiegare, ecco, proprio come se fossimo in commissione. Grazie presidente. Grazie a lei, insomma, l'abitudine di dire grazie, sì, presidente. Sì, 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 non si preoccupi, signor Sassone. Prego, ingegner Sgubbi. No, vuoi che rispondo già a queste due domande che sono state fatte eventualmente? Sì. Ah, ok, no. Rispondo subito alla seconda perché spero di aver capito bene la domanda che ha fatto il consigliere Sassone. Cioè, se ho capito bene, lei chiedeva se tutti i passi Carrai saranno arretrati, è questa la domanda? No, voi scrivete che tutti i passi carrabili interessati al passaggio che non avranno una determinata profondità saranno spostati a carico in modo da creare una profondità di almeno 4,5 metri. Esatto. No, allora, sede. Perché un signore ha chiesto, tutti i passi Carrai verranno mantenuti, sì. Il signor Scalamera ha fatto questa domanda e il comune di Bologna all'interno della chat così ha risposto. Esatto, certo. Ecco, quindi va bene, però secondo me la risposta completa, se io magari ho capito male, nel caso in cui però ci fossero dei problemi, arretrerà. Questo volevo capire. Certo. Allora, diciamo così, intanto... Diamo una risposta completa, ecco. Certo, no, chiedo scusa, ma non ero sicuro di aver inteso bene. Allora, oltre che confermare la risposta che ha già dato l'ingegner Rivola in chat, certamente il discorso qual è? Che ci sono situazioni che diversificate. Quando il passo Carraio si affaccia sul tratto di tracciato in cui la corsia stradale corre lateralmente, viene mantenuto, nel senso che non succede nulla se non la limitazione che ricordava il signor Pieraugusto prima, cioè il fatto che ci possano essere delle modifiche di temi di accessibilità, cioè degli itinerari che sono diversi da quelli attuali. Detto questo, però, il passo Carraio non subisce nessuna modifica perché si mette su una corsia stradale così come avviene già oggi. Il tema che veniva posto riguardava soprattutto il caso di passi Carrai che diciamo così, si affacciano su tratti di strada in cui la sede tranviaria è posta su un lato della carreggiata e quindi diciamo ci sia un affaccio diretto del passo Carraio sulla tranvia per immettersi sulla corsia di marcia. In quel caso, abbiamo già spiegato più volte che i passi Carrai saranno tutti mantenuti o comunque sarà trovata appunto una soluzione per garantire l'accessibilità piena alla proprietà. Ecco, è chiaro che se si trova di comune accordo una soluzione, ma non credo che sia questo il caso, in cui ci sono degli assetti migliorativi, il ragionamento che lei riportava era che sarà il progetto a farsene carico. In alcuni casi l'intervento migliorativo potrebbe consistere anche eventualmente nel valutare se ci sono le condizioni per un arretramento del passo Carrai stesso. Poi sappiamo tutti quanti che non è sempre fisicamente possibile, nel senso che se il passo Carrai dà accesso a un'area cortiliva e c'è la possibilità di fare questo arretramento, lo si mette in progetto. Se il passo Carrai si affaccia su un edificio, chiaramente questo non è possibile, quindi non viene realizzato. Ciò detto, tutti i passi Carrai saranno anche attrezzati, come abbiamo spiegato anche per la linea rossa, con una apposita diciamo così, lanterna semaforica che diciamo così, indicherà alla persona che deve uscire o entrare dal passo Carrai, darà informazione sull'eventuale arrivo o meno di un mezzo
sulla sede tranviaria, quindi nel momento in cui un mezzo, un tram si stia avvicinando a passo carraio, la lanterna si accende su colore rosso e quindi indicando alla persona che in quel momento non è possibile attraversarla, ovviamente per ovvie ragioni di sicurezza, e quindi si aspetta il transito del tram. Negli altri momenti invece la lanterna non è messa su colore rosso e quindi chiaramente si può entrare e uscire liberamente dal passo carraio. Questa è un po', diciamo così, la situazione che credo di si possa rappresentare. Poi se non è chiaro, volendo, potremmo anche far vedere qualche immagine, se magari per adesso è chiaro che le situazioni concrete sono infinite, quindi non, ogni situazione fa storia a sé, però se fosse così utile far vedere qualche esempio, si possono anche mostrare dei casi concreti. C'è la domanda sulla fermata Piazza dell'Unità in via Matteo 39. Signor Di Sipio. Allora, le fermate in via Matteotti, come abbiamo visto prima, sono posizionate una, diciamo, nella parte alta, quindi diciamo è sdoppiata, quindi è più a nord di quella presente attualmente, nel senso che la fermata in una direzione è proprio sul lato est di Piazza dell'Unità e invece nella direzione opposta è nella parte alta di via Ferrarese. Quella è, diciamo così, è la fermata che per chi gravita nella zona, diciamo, della parte alta di via Matteotti. Quella più successiva, venendo verso il centro, invece la successiva, andando verso via Corticella, indicata col nome fermata Poliziano, è praticamente appunto all'altezza di via Poliziano, quindi poco più avanti, dove c'è l'attuale fermata del 26. Esatto, praticamente coincidente con la fermata attuale. Viceversa, invece, scendendo verso il centro, la fermata successiva, che adesso è più o meno all'altezza del Sabin, invece viene posizionata oltre, diciamo così, l'incrocio con via Carracci, appunto all'altezza della piazza dove è collocato anche il monumento della Shoah. Bene, procediamo con al momento l'ultimo intervento richiesto, la signora Daniela Guidotti, prego. Buonasera a tutti, ciao Daniele e salve Assessore Mastanti. Niente, io chiedevo a livello, come sapete, essendo presidente di circoscrizione Ascom, il fatto del togliere i parcheggi nel tratto di via di Corticella fra via Procaccini e via Crespi toglie una zona di carico e scarico. Già adesso quello, come saprete, è un tratto di strada problematico, perché molte volte ci sono anche dei mezzi pesanti in doppia fila sulla strada, perché devono scaricare dei materiali in alcune attività della zona. Quindi questo dopo, secondo me, procurerà un po' di problemi. Quindi chiedo come avete previsto di risolvere la situazione. Perché d'accordo, si possono mettere lateralmente nelle strade laterali delle zone di carico e scarico, però per me rimarrà sempre il problema dei mezzi più pesanti. Già adesso molte volte, anche solo in via Poliziano, anche solo il camioncino della posta o di vari corrieri blocca l'uscita di un garage posto all'inizio di via Poliziano, perché non sapendo dove fermarsi portano sempre, si fermano sempre lì davanti, impedendo anche chi deve entrare e uscire. Molte volte toccano star fermi anche 10-15 minuti e che questi mezzi vengano spostati. Non conviene neanche chiamare vigili, niente, perché non per cattiveria loro, ma il tempo di intervento sarebbe maggiore rispetto al tempo di attesa, però provoca sempre dei danni. Quindi dopo, con il fatto che viene tolta anche l'unica zona di carico e scarico su quel tratto di Corticella, penso che sarà ancora peggio. Grazie. Prego, era l'ultimo intervento, l'ultima richiesta di intervento. Per ora, se ce ne sono altre, vi prego, abbiamo ancora mezz'oretta davanti, quindi se ci sono altri interventi vi invito a richiedere la parola. Darei però adesso la parola all'ingegner Sgubbi per rispondere alla signora Guidotti. Allora, per quanto riguarda, chiaramente, come abbiamo già detto in vari interventi, siamo a un livello di progettazione ancora molto preliminare e queste
diciamo, poi la progettazione nello suo sviluppo, ma abbiamo assistito alla stessa cosa anche sull'altra linea, potrà anche verificare meglio le eventuali dotazioni che sarà necessario, diciamo così, sarà possibile mantenere o recuperare. Questo peraltro, faccio un piccolo inciso, denota la complessità del tema di cui stiamo parlando e l'esigenza di contemperare tra loro esigenze molto diverse, spesso in alcuni casi anche fra loro conflittuali. Mi riferisco all'intervento prima del Senoma alla volta, ecco, questo penso che renda abbastanza evidente il fatto che stiamo parlando della necessità appunto di tenere insieme esigenze tutte, diciamo così, ugualmente, diciamo così, necessarie e importanti, però è chiaro che devono trovare poi a questo punto un loro equilibrio. Lo sforzo che, ripeto, faremo, che abbiamo già cominciato a fare assieme ai progettisti, ma che a maggior ragione verrà poi sviluppato, sarà sempre di più andare a cercare proprio in dettaglio le soluzioni puntuali ai problemi. Ecco, quindi ben vengano anche questi interventi che possono aiutare a cogliere degli aspetti, diciamo, apparentemente micro, ma che poi sono importanti per le persone che o transitano e vogliono farli in sicurezza da una certa strada o hanno necessità dal punto di vista delle attività che si svolgono. Allora, per quanto riguarda il carico e scarico, mi sento comunque di dire che è evidente che non si tratta solo di un problema quantitativo, ma anche di un problema di individuazione degli usi. Cioè, è evidente che in un asse stradale la necessità di avere un adeguato numero di stalli per il carico e scarico, per la sosta delle persone con disabilità, per le funzioni operative, verrà prima in ordine di priorità di stalli di sosta ad uso normale o di altre funzioni che possono chiaramente essere, diciamo così, svolte, magari anche dovendo magari fare lo sforzo di parcheggiare il mezzo magari a una distanza di qualche decina di metri in più. Quindi sicuramente già oggi alcune strade di queste, via Corticella, sono a rapida rotazione, eccetera. È evidente che anche i sistemi di regolazione della sosta aiutano o potranno aiutare a maggior ragione anche a garantire, diciamo così, che poi gli spazi non solo ci siano, ma vengano anche utilizzati in maniera corretta. Quindi, diciamo, non so se sarà possibile dedicare al carico e scarico magari uno degli stalli che comunque sono indicati a subito a nord di via Crespi, oppure o a sud oltre via Procaccini, oppure se sarà possibile recuperarne qualcun altro. Però ecco, chiaro che, ripeto, lo sforzo che poi si fa proprio man mano che il progetto viene maggiormente dettagliato è quello di andare anche a individuare queste soluzioni puntuali. Dopodiché mi permetto anche un'altra considerazione: è vero che tutti abbiamo delle esigenze, però le nostre esigenze non possono neanche diventare un freno alle esigenze altrui. Quindi parliamo comunque, quelli che lei ricordava, di comportamenti che già oggi non sono nella legalità, diciamo così. Quindi evidentemente, diciamo, se c'è un problema di spazi di sosta per il carico scarico merci, magari lo si può anche risolvere già oggi aumentandone in zona, perché magari sono insufficienti. Poi c'è il tema del controllo, chiaramente. Ecco, però quello a cui si va incontro, anche quando si parlava prima di riqualificazione urbana, è anche quello di creare dei contesti in cui sia naturalmente più facile ottenere un rispetto delle regole. Quindi la larghezza delle corsie, la presenza di golf di protezione della sosta, ma anche dei marciapiedi che consentano alle persone che devono avvicinarsi all'incrocio di farsi vedere meglio e attraversare in sicurezza, la presenza di corsie ciclabili, la presenza delle fermate facilmente accessibile con tutti i sistemi a favore delle persone con problemi di ipovedenti, eccetera. Sono tutte cose che aiutano ad avere uno spazio pubblico riqualificato, riordinato, che in qualche modo, diciamo, consenta anche una gestione più ordinata delle cose. Forse ci sarà qualcuno che deve, ripeto, fare due passi in più, oppure utilizzare magari un carrello per spostare un pacco quando magari lo scarica dal furgone. Però ecco, questo è quello che avviene normalmente in tutte le città, che magari guardiamo in qualche foto e diciamo: beh, sì, lì le cose funzionano bene, però poi le regole vengono rispettate. Questo è un po' il quadro. Chiaramente, non volevo fare un pistolotto finale, però ecco, lo dico perché è chiaro che a livello progettuale si farà il possibile per andare incontro a tutte le singole esigenze, ma occorre poi trovare una sintesi, un equilibrio.
Ci sono altre due domande che sono arrivate. Quello che solleva la Guidotti in quella zona è un problema dovuto al fatto che quella è una zona densamente commerciale, quindi anche la sosta è organizzata in un certo modo, per cui l'esigenza, se c'è, di carico e scarico con dei mezzi particolari va rivista, nel senso che a me personalmente richieste di quel tipo non ne sono arrivate sull'esistente. Però se le associazioni del carico e scarico, cioè le associazioni che organizzano queste cose, fanno questo tipo di richieste, si va a valutare la fattibilità, non c'è una preclusione, assolutamente. Bisogna solo vedere quale equilibrio ha quell'ambito lì. Bene, dicevo, ci sono altre due domande. Il signor Odaldi chiede un maggiore chiarimento, diciamo, più approfondito rispetto al sottopasso in zona Piazza dell'Unità. Poi il signor Napoli, Luca Napoli, in caso di cantieri per ristrutturazione dei palazzi, utilizzo di piattaforme aeree in caso di traslochi sulla via Corticella, come si intende approcciare la presenza del tram ogni 5 minuti, soprattutto sul lato destro di via Corticella in direzione nord, quindi dove passa la linea tranviaria? Allora, per quanto riguarda la domanda del signor Odaldi, adesso provo a ridescriverlo meglio, spero di riuscire a illustrarlo in modo chiaro, se no chiaramente poi mi dirà la persona che ha fatto la domanda se non dovessi riuscire a spiegarmi bene. E magari chiedo se poi se si può mettere l'immagine grande, così si riesce a vedere più in dettaglio. E comunque, praticamente, diciamo così, la soluzione proposta contenuta nel progetto è quella, come dicevo prima, di prevedere la realizzazione di un sottopasso che, partendo, considerando che, come sappiamo, l'asse è percorribile da via Liberazione verso via Bolognese, in pratica dopo l'incrocio fra via Ferrarese e via Liberazione, ad ovest dell'incrocio fra via Ferrarese e via Liberazione, è prevista, diciamo così, la discesa, la realizzazione di una rampa di discesa centrale, che quindi, diciamo così, veda l'inserimento di una sede stradale, che è questa che vedete evidenziata adesso al centro dell'immagine, una strada a doppia corsia, a senso unico, a doppia corsia, che scende al centro della carreggiata fino ad arrivare all'incrocio successivo e con via Ferrarese e via Saliceto, e a quel punto, diciamo, la sede stradale è tutta, diciamo, al di sotto della quota attuale della strada, quindi viene coperta, quindi è un tunnel artificiale in pratica. Quindi, diciamo, il tratto che va dall'incrocio con via Saliceto fino a dopo l'incrocio con via Corticella è un sottoattraversamento sostanzialmente con un tratto in galleria coperta, in pratica una copertura artificiale della strada. Conseguentemente, diciamo così, vedete, i vari incroci consentono comunque le manovre ed è possibile quindi rimanere anche in superficie, ecco, quindi sono comunque consentite le manovre veicolari a livello superficiale. Per chi deve rimanere per chi deve rimanere in zona. Chi deve andare a fare acquisti. Chi deve ad esempio da via Ferrarese scendere nel tratto appunto di via Ferrarese che poi prosegue verso via Matteotti, questa manovra è possibile rimanendo nella parte nord di via appunto di via Massa e svoltare a sinistra, così come chi scende da via Saliceto ad esempio, oppure chi deve proseguire, chi viene da Piazza dell'Unità e deve svoltare verso ovest, verso via Bolognese, potrà farlo, e così come chiaramente invece da via Saliceto proseguire verso via Bolognese o da via Corticella andare verso via Bolognese. Sì, l'esempio è quello che dicevo prima, un esempio, diciamo, similare, ecco, non identico, però per far capire il tipo di opera può essere quello che trovate poche centinaia di metri più avanti in via Gobetti. Quindi, diciamo, c'è questa canna centrale che viene realizzata al centro della carreggiata con una copertura appunto artificiale della strada, e in superficie, oltre a questi, diciamo così, flussi di traffico minori, locali, che possono essere necessari per chi appunto ha necessità di o abita in zona o ha necessità di raggiungere qualche strada della zona, porta via tutto il traffico di attraversamento che invece passa sotto, e in superficie rimane
oltre al traffico veicolare, rimangono le linee tram che vedete indicate qui in segno di colore azzurro che diciamo, mettono in comunicazione la linea che va verso San Donato con quella che invece prosegue verso nord, verso Corticella. Spero di essere stato chiaro, però chiedo un cenno magari al signor Rodaldi, nel caso in cui qualcosa non fosse chiarissimo, posso provare a ridirlo. Seguirei con l'altra domanda, allora, così poi... Me la ripeti? Riguarda le attività di operative per i palazzi. Allora, anche qui distinguiamo, l'abbiamo detto anche appunto come caso similare anche per altre tratte di strade dove abbiamo parlato di inserimento di tranvie. Chiaramente la situazione è diversa, ma mi pare che la domanda facesse proprio riferimento al tratto in cui la tranvia in via Corticella si appoggia al lato est, quindi dove esatto. Sono presenti via Magenta e le altre strade, per intenderci, su via Lombardi, eccetera. E, allora, è chiaro che si parlava qui di lavori di manutenzione piuttosto che di operazioni di, diciamo, esigenze operative. Allora, è evidente che questa sicuramente è una delle situazioni in cui occorre mettere in atto delle ovviamente parliamo di quando la linea sarà in esercizio, quindi sarà necessario effettuare queste operazioni con delle accortezze maggiori di quelle che vengono messe in atto normalmente. Non che sia facile fare queste operazioni già oggi, perché in ogni caso parliamo di una strada importante con linee che occupano anche la preferenziale, che hanno frequenze alte, eccetera. Però sicuramente è necessario operare, ad esempio intervenendo nell'allestimento di eventuali ponteggi negli orari in cui la linea non è in servizio, o trovando degli accordi in sede di esercizio della linea col gestore per poter operare a seconda della complessità dell'intervento con determinate operazioni. Stessa cosa per altre attività. Ecco, tengo però a fare due precisazioni. Qui siamo a livello appunto di progetto ancora estremamente preliminare, quindi questi dettagli non sono visibili o non sono forse neanche riportati tutti ancora negli elaborati di progetto. Teniamo presente che lungo la linea tranviaria sono presenti dei punti in cui i binari sono combinati tra di loro, vengono messi in collegamento, e quindi è evidente che non può essere la norma, ma per situazioni di particolare complessità possono anche essere messi in atto, ovviamente in accordo con chi gestirà la linea, delle operazioni che possono prevedere, anche se ci sono le condizioni su determinati tratti, di operare uno scambio di binario, magari anche qui comunque concordando momenti precisi in cui fare questo tipo di operazione. Una cosa, ecco, chiaramente, per esempio, un eventuale ponteggio dovrà essere allestito con delle attenzioni anche dal punto di vista geometrico, nel senso che un po' come avviene per esempio in tratti stradali che si affacciano su un canale, normalmente succede che la parte bassa del ponteggio, quella che arriva a terra, viene costruita utilizzando solo in questo caso il marciapiede. Adesso qui tra l'altro è presente anche la corsia ciclabile su quel lato, quindi la tranvia non è esattamente a ridosso della parte degli edifici, però ecco, possono essere comunque previsti dei ponteggi anche a larghezza differenziata, in modo che per la parte bassa siano più stretti e per la parte alta possano poi consentire un maggiore spazio di utilizzo. Stessa cosa anche per altre operazioni. L'altra cosa che dico, stasera non abbiamo parlato, è evidente che nel costruire la linea vengono anche messi in atto tutte delle sistemazioni preventive per quanto riguarda i sottoservizi, che portano da un lato a un rifacimento dei sottoservizi stessi, sia per esigenze di rinnovo dei sottoservizi, e sia anche per una loro rilocalizzazione al di fuori della sede tranviaria. Questo allo scopo di consentire poi anche in sede poi operativa o manutentiva di operare con minore soggezione rispetto all'esercizio della linea. Questo ovviamente riguarda non solo le dorsali principali, ma anche gli allacciamenti a tutti gli allacciamenti laterali, quindi fino
diciamo, all'arrivo, all'ingresso sull'abitazione o sul marciapiede o sul portico dove è presente. Quindi è evidente che non si sistema solo la linea principale, ma anche le derivazioni che portano ai singoli edifici. Bene, leggo un ultimo messaggio che è stato scritto sulla chat dalla signora Marinella adesso. Il problema delle piazzole carico-scarico ovviamente non è da affrontare solo per la Verde, come già detto in altre occasioni, le attività tipo forni, alimentari, pasticcerie, oltre ad avere numerosi fornitori, hanno anche mezzi propri e non si muovono solo pochi pacchi, spesso sono merci pesanti, tante cassette, quindi aspettiamo un confronto pezzo per pezzo nel collocare, ove possibile, le piazzole nelle laterali più vicine. Per questo confronto la disponibilità come FIDA, Confcommercio, sindacato dettaglianti alimentari, c'è. Signora Marinella degli Esposti. Bene, direi che abbiamo dato la parola a tutti quanti l'hanno richiesta. Darei la parola al presidente Ara e poi all'assessore Mazzanti per chiudere l'incontro. Vi ricordo che la settimana prossima, sempre mercoledì allo stesso orario, faremo l'incontro informativo sulla zona di Croce Coperta, per poi la settimana dopo ancora, mercoledì 17, l'ultimo tratto della linea per arrivare fino al capolinea del parcheggio, insomma, del nodo della stazione di Corticelli. Prego Daniele. Ma velocissimo, intanto per ringraziare veramente tutti gli interventi, perché credo che siano incontri molto preziosi in questa fase dove abbiamo ancora molte cose da definire. È evidente che questo è un progetto di prospettiva, ci sono dei treni che passano, che sono dei bandi nazionali, per cui tante città italiane, anche di orientamento diverso, stanno cercando di prendere questo treno, cioè questa opportunità di, insomma, di avere appunto un mezzo di trasporto come il tram, e tante città delle nostre dimensioni lo stanno facendo, per cui la fatica e anche le preoccupazioni a volte che stiamo avendo adesso sono poi un investimento sul futuro. Su questo onestamente ci crediamo, insomma, come amministratori. Detto questo, ci sono ancora molti dettagli da definire e credo che tutte le cose che avete posto, oltre alle risposte puntuali che avete già avuto oggi, comunque possono ancora essere approfondite, e i temi del carico e scarico, della sosta sicuramente. Mi soffermo un attimo per questo primo incontro, perché poi quando parleremo di Corticella faremo anche dei ragionamenti un po' diversi, però io credo che il nodo Piazza Unità, e lo chiamerei nodo Via Mazza, sia il nodo vero che sul quale bisogna porre veramente la massima attenzione da tanti punti di vista. Così come credo che l'occasione di qualificare Piazza dell'Unità sia veramente un'occasione storica importante che vada accolta, una piazza che non può essere sempre uno spartitraffico come è adesso, ma il lato dove prevediamo l'uscita del parcheggio debba comunque avere una permeabilità maggiore, ciclo pedonale, insomma, di accesso alla piazza, non come adesso, che oggettivamente Piazza Unità è un grande spartitraffico, insomma, è quasi un po' isolato dal tessuto della Bolognina, se ci pensiamo. Per cui credo che sia un'opportunità, insomma, da cogliere fino in fondo. Per cui, insomma, continuiamo a seguire questi incontri e scrivete a noi, la Fondazione, io penso, e l'assessore sicuramente, insomma, ci conoscete, insomma, sicuramente la disponibilità a ragionare c'è. E per fare alla fine un progetto importante. Un'ultima cosa, la zona di fronte all'ippodromo è una zona in grande espansione, e noi sappiamo anche di persone giovani che stanno venendo ad abitare lì, e penso che lì si struttureranno nel tempo ulteriori attività produttive, per cui quel parcheggio e il tram, possono, unito al fatto che verranno a abitare altre persone, possono essere un'occasione anche dal punto di vista commerciale, per cui diciamo, penso all'edicola, Francesca la conosco molto bene, pur nelle difficoltà che hanno le edicole, perché oggettivamente è un momento di difficoltà, anche perché, insomma, l'informazione passa su altri canali, però se c'è un punto dove avere un'edicola, io credo che quello sia un buon punto, ecco, per tutta una serie di motivi.
Però è evidente che insomma, dobbiamo fare attenzione metro dopo metro a rendere il progetto anche una grande occasione di riqualificazione e un'opportunità. E, ripeto, con come dire, la determinazione di chi pensa che avere un mezzo di questo tipo sia la scelta giusta per il futuro della città. Grazie, buona serata a tutti e alla prossima. Grazie Daniele, prego Assessore Mazzanti. Sarò velocissimo, due cose, volevo solo prima di tutto rispondere a una prima domanda che è stata fatta all'inizio, no? Ma chi lo vuole il tram? Ricordo due questioni. La prima, noi già avevamo un progetto, che era il progetto di Usler, che prevedeva un tram dell'epoca. Allora le tecnologie erano già molto sviluppate, oggi lo sono ancora di più. Non fu fatto e al posto di quel tram nacque il Cilis. Sappiamo tutti che fine ha fatto il Cilis. E abbiamo dovuto cambiare i mezzi. Alla fine siamo riusciti a farlo partire in luglio dell'anno scorso, su una tratta e basta, perché il resto era impraticabile. Purtroppo abbiamo perso del tempo, oggi ci siamo. Abbiamo ripresentato insieme a tante altre città amministrate da colori politici differenti. Faccio solo un esempio. Pensate che Pisa, che è un'amministrazione di colore politico totalmente differente, ha concorso e gli hanno finanziato il tram in ambito urbano. Possiamo parlare di altre città, c'è un lungo elenco. E Bologna, sia nel mandato elettorale precedente che in questo che sta per concludersi, ha previsto la realizzazione di mezzi di trasporto elettrici su ferro, quindi tram, i tram moderni, che non hanno bisogno di muri separatori. Talmente vero che la domanda prima è stata fatta, ma se i mezzi hanno bisogno, attraverso. Così come l'avevamo detto, in tempi non sospetti, e stiamo realizzando. Il nostro progetto è stato finanziato e confermato da governi di colore politico differente, confermati e finanziati, al pari di tante altre città. Ho fatto l'esempio di Siena, potrei farne tante altre, Torino, Brescia e altre. Quindi Genova, che ha mezzi filoviari differenti, ma funicolari e quant'altro. Voglio dire, a seconda delle caratteristiche. Guarda caso tutte città che hanno dei carichi adatti ai tram e non adatti alla metropolitana, che voi, come voi sapete, prevalentemente sono Milano, Roma e Napoli e forse una linea a Torino, quindi perché hanno dei bacini di utenza molto grandi e si possono permettere il mantenimento di un mezzo come quello che ha dei costi elevatissimi. Quindi direi che chi lo vuole anni di esperienza amministrativa che hanno portato a discuterne per 7 anni ultimamente e prima ancora nei mandati precedenti. Lo stiamo realizzando, lo Stato ha fatto un bando per finanziare queste opere e un altro finanziamento arriva per la linea verde. Noi come tante altre città abbiamo presentato un progetto valido che il Ministero, i vari ministri dei lavori pubblici che gli sono succeduti li hanno riconosciuti e sono arrivati i finanziamenti sulla linea rossa. Sulla linea verde l'abbiamo chiesto sulla base di questo progetto insieme al Comune di Castelmaggiore. Quindi è un disegno che chi l'ha chiesto il tram? L'hanno chiesto tantissimi cittadini, al pari di altri che non ne sono convinti, come giustamente la signora, è un signore che prima è intervenuto, ma questo è. Se ne è discusso alla luce del sole, sempre, sia prima che dopo. E sulla base di questo, che ha un punto di riferimento importante, i processi di elettrificazione che si hanno sulle linee forti col tram, sulle linee meno forti con dei processi di elettrificazione che addirittura con l'evoluzione delle batterie, come poi anche il tram della linea rossa fa in alcuni tratti, non ha bisogno di filovializzazioni, in altri tratti sì. Bene, in questo caso noi abbiamo diviso la rete su una linea forte di grosso trasporto, il tram, sulle linee meno forti, filobus moderni, elettrici, che non hanno bisogno della filovializzazione tradizionale, come è stato fatto recentemente col progetto del 37,
come il 29 che seguirà la stessa strada, la navetta, la C, la T2, il 25, che sono linee elettrificate come saranno per l'11 ad esempio, che subirà la stessa sorte per non avere quel carico che ha la linea di Corticella e la linea rossa, e quindi danno una risposta di eliminazione delle trazioni diesel e anche naturalmente in ambito urbano a gas, metano, che voi sapete, avete letto recentemente anche un articolo di pochi giorni fa su Repubblica, ma credo anche riportato su un altro giornale nazionale, intervistata la presidente di Tiper, ha detto il progetto da qui a 15 anni, gli unici autobus a combustione che rimarranno a combustione saranno, insieme a altre città che stanno sperimentando, quelli a idrogeno liquido. Quindi Bologna è molto avanti, ha dei mezzi più moderni, quindi chiudiamo questa fase nell'arco di un periodo che si aggira sui, già iniziato, quindi sui 15 anni grosso modo, e il completamento dell'ultima cosa che dicevo, che è la trasmissione di motori a combustione a idrogeno. Quindi una impostazione che va verso le emissioni zero, nel modo che dicevo. Quindi questa è la scelta che si è fatta insieme ad altre città, Milano da un lato, Brescia, Padova, ma anche, ho detto prima, Pisa, potrei parlare di Siena, perché il governo ha fatto una scelta, vari governi di colore politico differente, ma perché la strada è obbligata, eliminare il più possibile mezzi a combustione, puntare sull'elettrificazione, sui mezzi veramente ibridi, ma quelli comunque in prospettiva, voi sapete che anche quelli verranno superati dall'evoluzione che c'è nelle trasmissioni dei mezzi elettrici, quindi è ormai una scelta che viene avanti a livello mondiale. Voi pensate che noi gestiamo l'emergenza dell'inquinamento atmosferico congiuntamente con degli accordi trasversali fra noi, la Lombardia, il Veneto e il Piemonte. L'emergenza che stiamo vivendo a Bologna lo vive tutto il bacino padano, anzi Bologna è una delle città che si blocca meno volte per la sua caratteristica geografica, quindi è una delle città che, a differenza di, non so, Mantova, Cremona, Piacenza, Parma, Modena e Reggio, o Forlì, a meno giornate perché hanno una posizione caratteristica come Rimini e altre città. Noi abbiamo la fortuna di avere le colline, che c'è un rimescolamento d'aria che ci fa portare ad avere meno giornate, però tutti stiamo contribuendo in un processo fortissimo di eliminazione dei motori a combustione. Il tram si inserisce col piano di sviluppo dell'elettrificazione anche dei mezzi su gomma su questa strada, con i mezzi, le famose quattro linee, che sono quelle che hanno le linee di forte, fortissimo carico di uso. Le altre linee verranno elettrificate in modo, come prima si è fatta la domanda sul 25, ma così sarà per l'11, così sarà per altre linee che prima ho detto. Ecco l'impostazione che noi abbiamo dato in un filone nazionale ed europeo che ci porta a queste scelte. Per quanto riguarda il tram, naturalmente abbiamo preso le tecnologie più moderne che ci sono oggi a disposizione, perché come tantissimi nostri vicini europei e cittadini italiani abbiamo fatto questa scelta, e guardando anche cosa ci sta intorno, abbiamo fatto questa scelta che è stata condivisa, perché è una scelta maturata in anni e anni di discussione. Questo è, ed è per quello che anche Bologna si avvia a questi processi di trasporto compatibile ecologicamente, ma di grande capacità, insieme ad altri mezzi che hanno capacità ridotte perché sono in ambiti di carico differenti. Questo è quello che noi stiamo facendo, naturalmente con dei percorsi come questo per arrivare, questo è un preliminare, quindi dobbiamo avere la risposta che abbiamo mandato al governo il 15 di questo mese, dicendo ci finanzi anche questa opera, nel momento in cui ci verrà concesso il finanziamento partiremo con un'altra fase, che avete visto anche con la linea rossa, un'altra fase di percorso pubblico per il progetto definitivo, che deve tener conto e deve rispondere alle domande che vi state fatte. Quindi un percorso trasparente che cerca di avere il meglio dal punto di vista tecnologico, viabilistico e di emissioni zero. Questo è lo spirito che ci guida noi e tantissime altre città italiane, in Europa addirittura sono da decenni e decenni che hanno sviluppato queste tecnologie. Tutto qua.
ed è per questo che stiamo portando avanti insieme a tutta la cittadinanza questo percorso. Grazie Assessore, grazie a tutti, mi allineo, cioè, accordo a quanto dice, appena detto l'Assessore Mazzanti rispetto poi anche a come l'esito di questa giornata e dei prossimi incontri poi sarà trasmesso poi al gruppo di progettazione. Raccoglieremo tutto in un report, come avete visto durante l'incontro abbiamo lavorato con delle mappe sui quali abbiamo appuntato tutto quanto è emerso oggi e che appunto sarà contenuto in un report che poi appunto andrà a costituire parte integrante poi della proposta del progetto di fattibilità, come è successo per la linea rossa, indirizzando poi anche alcune scelte che per via della loro specificità potranno essere prese nelle successive fasi di progettazione. Quindi questo è il senso di questi incontri, grazie del contributo che ci avete dato, è prezioso, è quello che chiaramente interessa. Potete chiedere come dire, degli incontri specifici qualora abbiate degli elementi di interesse da porci in maniera più puntuale, potete scriverci a questi indirizzi e richiederci anche degli incontri a cui, come dire, i tecnici del comune sono sempre molto disponibili a partecipare appunto per dare chiarimenti e appunto essere disponibili, no, in questo percorso di ascolto, di collaborazione civica che sta caratterizzando questo progetto. Bene, vi ringrazio tutti, buona serata e ci vediamo la settimana prossima. Arrivederci. Buona serata a tutti. Arrivederci.